Allora, buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Da casa mi sentite? Buon pomeriggio, sì, prof. Ok, benvenuti a tutti, buon pomeriggio. Allora, incominciamo la presentazione del corso di laurea magistrale in physics. La facciamo in italiano questa presentazione, anche se poi una volta entrati alla magistrale, tutti i corsi saranno in inglese. Infatti il corso di laurea è denominato Physics. Allora adesso il professor Alessandro Papa introdurrà il corso di studi e a seguire illustreremo tutti i curricula che potete poi scegliere nel corso degli studi. Allora, possiamo Buon pomeriggio a tutti. Apro la continuare. Buon presentazione. pomeriggio. Come? Buon pomeriggio, ho detto. Ah, scusi, pensavo ci fosse un problema. Devo avviare la condivisione. Ditemi che tutto sta andando come deve, da casa. Ora state vedendo il desktop, no? E ora dovreste vedere le diapositive. È così? Perfetto. Allora, io sarò molto breve. Vi presenterò l'intelaiatura della magistrale in physics. Poi i colleghi, come detto, introdurranno la parte di corsi comuni e poi i cinque curricula in cui si articola questo percorso. E tutte le informazioni, tutto quello che vi diremo, oltre ad essere registrato, lo trovate anche sul sito del Dipartimento. Allora, questa non è la presentazione delle linee di ricerca del Dipartimento, questa è una presentazione dell'offerta magistrale in Physics ed è a cura della commissione didattica del corso di studi in fisica. Commissione didattica che è composta dalle persone che vedete elencate qui e che sono tutte presenti, devo dire. Allora, qual è la struttura generale della magistrale? È articolata in cinque curricula: Astrophysics, Geophysics e Plasma Physics, di cui vi parlerà il professor Servidio, Physics of the Atmosphere, Meteorology e Climatology, di cui vi parlerà collegandosi da remoto il professor Carbone. Nuclear and Subnuclear Physics, di cui vi parlerà il professor Schioppa, che è qui, Matter Physics, di cui vi parlerà il professor Sindona, e Physics and Technology of Materials, di cui vi parlerà la dottoressa Tone, che è qui presente. Allora, il primo anno è caratterizzato da un trimestre, il primo semestre di 30 CFU, fatto quasi esclusivamente di corsi comuni, strumenti comuni a tutti i curricula. Questo asterisco significa che la cosa non è esattamente vera, ci sono piccole sfumature tra un curriculum e l'altro, e le vedrete ovviamente, ma in sostanza possiamo dire che il primo semestre è comune a tutti e cinque i curricula, ed è fatto da 30 CFU. Nel secondo semestre i curricula cominciano a caratterizzarsi, nel senso che ci sono ancora corsi comuni per 12 CFU. Compaiono con gli insegnamenti a scelta, c'è un primo spazio per inserire un insegnamento a scelta da 6 CFU e poi entrano in gioco gli insegnamenti caratterizzanti il curriculum per 12 CFU. Questo chiude il primo anno. Il secondo anno, primo semestre, è fatto da 24 CFU, non 30, ed è ovviamente occupato interamente da corsi caratterizzanti il curriculum per 18 CFU e da un insegnamento a scelta da 6 CFU. Secondo semestre è più di 30, della metà dei crediti annui, infatti sono 36 CFU, sono interamente dedicati alla tesi. Questa è stata una scelta ben precisa di lasciare il secondo semestre interamente a disposizione della tesi, no? Perché questo vi consentirebbe anche la possibilità eventualmente di fare la tesi fuori, addirittura all'estero, o parte della tesi fuori, senza compromettere la frequenza di corsi, al momento che in contemporanea alla tesi non dovreste avere corsi, se non arretrati, non dovreste avere corsi da seguire. Un'informazione importante che vi voglio dare: questa situazione in curricula non la dovete pensare come una cosa, diciamo, rigida e definitiva, nel senso che è possibile
costruire delle ibridazioni fra curricula proprio giocando attraverso gli insegnamenti scelta, che possono essere scelti tra gli insegnamenti attivati per i curricula diversi da quello che uno ha opzionato, va bene? Quindi non pensate a questa lista come una scatola rigida, ma in realtà ci sono vari modi di ibridizzare questi curricula proprio attraverso il gioco degli insegnamenti scelta. E qui c'è un elenco dei corsi comuni che occupano, come dicevo, il primo semestre e di cui che vi illustreremo in dettaglio. Una parte di essi, quelli di contenuto trasversale, ve li illustrerà il professor Ali. Quelli invece che, pur essendo comuni, hanno dei caratteri più specifici e da ricadere, diciamo, da richiamare a uno dei cinque curricula, verranno descritti dal collega che vi presenterà quel particolare curriculum. Per esempio, l'insegnamento comune nuclear particle physics, che è appunto comune, è abbastanza richiama il curriculum di fisica nucleare cellulare e vi verrà descritto in quel contesto lì. Invece gli insegnamenti di carattere veramente trasversale, come quello per esempio di Advanced Computer Science for Physics, Advanced Mathematical Methods for Physics, e quello di chimica, verranno descritti in storia a parte dal professor Ali fra pochi minuti. Va bene, comunque vediamo insieme questi corsi, vi dico i nomi in italiano: acquisizione e trattamento dati, questo è l'ex informatica avanzata, metodi matematici avanzati per la fisica, meccanica quantistica avanzata, processi fondamentali in astrofisica, fisica di sistemi complessi, fisica del nucleare delle particelle, e poi legami, molecole, fasi e transizioni di fasi. Va bene, qui c'è un dettaglio di questi insegnamenti comuni, di cui non vi parlo io, sono rimasti qui dal passato. Questo è l'elenco degli insegnamenti a scelta consigliati, però intendiamoci, l'ho già accennato prima, nella compilazione del vostro piano di studio individuale, gli insegnamenti a scelta li potete prendere da qualunque corso di studio attivato nell'Ateneo, anche fuori dal Dipartimento di Fisica. Così come, scelto il curriculum A, potete scegliere gli insegnamenti a scelta dai curricula B, C, D, E. Questa è l'offerta di insegnamenti che non ricadono in nessuno dei cinque curricula e che noi suggeriamo come possibili insegnamenti a scelta. E sono biofisica computazionale, astrofisica delle alte energie, fisica matematica, metafasi e metastrutture, laboratorio di fisica nucleare delle particelle 2 e didattica della fisica. Sono problemi di connessione. In genere si risolvono, sembrano già risolti. Una novità che è stata introdotta già con lo scorso anno accademico, e che ovviamente avrei proposto anche per il prossimo, è il percorso eccellenza. Il percorso d'eccellenza che consiste in un certo numero, quantificabile in 6 CFU, di attività formative extra, ritagliate, individuali, personalizzate, e rivolte a studenti e studentesse particolarmente meritevoli. Che vuol dire particolarmente meritevoli, particolarmente motivati? Vuol dire studenti e studentesse che durante il loro primo anno abbiano acquisito 54 dei 60 CFU del primo semestre, del primo anno, scusate, entro il 31 ottobre dell'anno successivo in matricolazione. Quindi, per intenderci, voi vi iscrivete a Physics il prossimo anno accademico, se entro il 31 ottobre 2023 acquisite 54 CFU, che significa tutti gli esami meno uno, con una media di almeno 27 trentesimi, potete partecipare al bando per il percorso eccellenza, che è un bando a numero chiuso, cioè con accesso limitato. Entrare in questo percorso significa fare delle attività, dicevo, extra, ritagliate sugli interessi personali, no? Specifici, e che consistono per esempio in partecipazione a seminari, tirocini esterni, oppure partecipazione a scuole esterne, altre attività che dobbiamo tutte da inventarci, ma sulle quali abbiamo già delle idee, e che consentono appunto di arricchire la propria formazione, di approfondire la propria formazione. Alla fine di questo percorso, che va mantenuto, che, diciamo, che non è, come dire, va mantenuto mantenendo alti gli standard del primo anno, cioè anche durante il secondo anno bisogna mantenere la media del 27, bisogna finire tutti gli esami entro il 31 dicembre
del secondo anno di corso, e in realtà questo è un errore, scusate, questo è rimasto dalla vecchia versione. Bisogna anche laurearsi il 31 dicembre del secondo anno. Se uno mantiene gli standard che erano stati richiesti per l'accesso al percorso di eccellenza, alla fine riceverà una certificazione che accompagna il titolo di laurea e anche un premio appunto a sancire questa, la sua partecipazione a questo percorso. Il percorso, dicevo, è a numero chiuso, si rivolge a chi supera un bando di selettivo, però le attività previste per il percorso saranno in maniera naturale estesa a chiunque sia interessato. Quindi è vero che alcuni ne beneficeranno, nel senso che solo chi poi passerà questo bando selettivo entrerà ufficialmente nel percorso, avrà la certificazione alla fine, però le attività promosse nell'ambito di questo percorso saranno estese a tutti gli altri. Va bene, come dicevo, questa non è la presentazione dei gruppi di ricerca, la presentazione è ovviamente lo scheletro della struttura della magistrale in physics. Per presentazioni più specifiche delle linee di ricerca rimandiamo ai singoli gruppi di ricerca che vado elencati qui, e speriamo che in tempi brevi il Dipartimento organizzi anche una presentazione più, diciamo, nello specifico delle varie linee di ricerca, che poi ovviamente in qualche modo sono legate all'offerta di altri, nel senso che, appunto, come detto prima, l'attività di test copre il semestre intero del secondo anno, che si svolge dentro una delle aree che trovate all'interno. Però di questo, della discussione, della presentazione di queste aree di ricerca, non parliamo più, vi rimandiamo a un qualche evento dedicato nel prossimo futuro. Io con questo mi fermo, se ci sono domande. Perché solo 36 CFU di tesi? Solo 36 CFU, sembrano pochi. No, perché ho visto che alcuni corsi laurea fanno anche 40, 42, 40, per questo fanno da 7 ai 10 mesi, solo per questo dicevo. Vabbè, 36 CFU non sono pochi, sono più un semestre, perché uno poteva fare anche 42, poteva fare 48, fa quello che vuole, però questo va a discapito della formazione, no? È sempre un bilancio dedicato quello, no? Stabilire in che misura bisogna insistere sulla formazione, anche specialistica, la tesi, anche per quanto tempo lasciare la tesi. Lasciare spazio ai corsi. Per lasciare spazio tanto non solo ai corsi comuni che approfondiscono la formazione in base, ma anche i corsi caratterizzanti di curriculum, il singolo curriculum. Cioè, per fare una buona tesi bisogna prima essere avvicinati a quella particolare area tematica di ricerca, e la cosa così fatta adesso gli insegnamenti caratterizzanti così, ci vuole spazio per fare questo. No, volevo solo dire che nella slide che hanno stato il professore era questo periodo tutto il secondo semestre, sì. Però come crediti corrisponde un po' di più. Però non perché c'è la te, no, c'è la certificazione. Sì, no, però non è sovrapposto a nessun corso che devi seguire. Sì. Quindi è solo per... È stato fatto apposta per darvi tempo da dedicare alla tesi senza essere obbligati a seguire dei corsi in concomitanza. No. In questo modo vi potete dedicare totalmente alla tesi, non avendo che devo andare a fare 3 ore di lezione la mattina. L'abbiamo fatto per voi, ecco, questa divisione. Il tirocinio non è previsto. Non è previsto. Cioè, non è, a differenza della triennale, non c'è l'equivalente di numero di crediti da 6 CFU dedicati al tirocinio, che poi si concretizza in un voto che finisce la vostra carriera. Nulla vieta, però, anzi, è incoraggiato che una parte di quei 36 CFU della tesi vengano spesi anche all'estero, oppure in tirocini o stage all'esterno, e vengono peraltro riconosciuti come tali nella vostra carriera, ma all'interno dei 36 CFU della tesi. Quindi non esiste una voce separata di tirocino, ma dentro quei 36 CFU è possibile prevedere delle attività di tirocinio, stage, anche adesso. Altre domande? Sì, prossima domanda. Essendo che i corsi si fanno in inglese, sì, la laurea sarà doppia, cioè sarà in inglese. Che vuol dire doppia? Ho visto che l'unica invece la doppia laurea in italiano in inglese, con i corsi. No, questa è unica ed è in inglese.
il titolo di laurea è quello che è, può essere esteso dal valore di legge come tutti i titoli di laurea magistrale rilasciati dall'Università Italiana, quindi estendibile per tutti gli usi di legge di una tesi di laurea, e col bonus però che è stato acquisito in inglese, quindi può essere esteso eventualmente anche all'estero, diciamo. Comunque, no? Se ci saranno quelli specifici, forse di futuro. Esatto. La cosa a cui di cui parli tu fa riferimento a eventuali accordi con altre università per il rilascio del cosiddetto titolo doppio. Noi non abbiamo queste cose, però se facessimo un accordo con l'università di Parigi o di Stoccolma, eccetera, e allora il titolo acquisito qui avrebbe valore di legge anche nel paese con il quale si è fatto questo titolo, ma questo non ce l'abbiamo ancora. Quindi questo è un titolo italiano, però conseguito in lingua inglese. Certo, per il dottorato. Ce l'abbiamo in dottorato, sì. In Politecnico. No. Però anche per la laurea si stia lavorando. C'è anche la Politecnico, un altro. Però c'è l'altro. Un altro europeo, un altro. Ah, quello è un titolo di dottorato europeo. Chi fa un ma quello per il dottorato. Chi spende un certo numero di mesi del dottorato all'estero può. Poi fa la tesi in inglese. Cioè, devi fare la tesi in inglese durante una commissione con membri stranieri, allora il titolo ha valore su scala europea. Sì, sì, quella è una cosa per il dottorato. Che abbiamo? Vabbè, io mi fermo perché voglio, anche per le domande c'è tempo anche dopo. Quindi passiamo la parola. Sì. Va bene, adesso il professore mi farà i corsi. Vicino al microfono. Una parte della terza, non è così. Il professor Ali illustrerà i corsi comuni, quelli più trasversali, diciamo quelli di matematica, di chimica e informatica, che sono diciamo obbligatori, comuni e obbligatori per gli studenti, indipendentemente dal tipo di curriculum che scelgono. Sì. Provo a mettermi qui. Io non ho preparato delle slide. Ma ho preparato un estratto dal manifesto, no, proprio la presentazione dei corsi. Quindi avvio della condivisione, se riesco, e parto da lì. No, sono già in condivisione, quindi devo soltanto aprire la finestra, vediamo se riesco a farlo. L'avevo già aperto, quindi dovrebbe essere dove ho messo corsi comuni, insegnamenti comuni, ok, quindi dovrebbe vedersi per tutti. Allora, io l'ho messo in un certo ordine, però poi ho deciso di cambiare l'ordine, lasciando per ultimo quello che mi pertiene, che è quello che sto saltando. Ma allora, ci sono tre insegnamenti trasversali, cioè tanti insegnamenti comuni ma trasversali. Ci sono due che non mi riguardano direttamente come competenza, quindi ne parlo soltanto per in maniera amichevole, ecco come. E il primo è Advanced Computer Science for Physics, che sarebbe informatica avanzata, di SEI CFU. Brevemente si tratta di un corso che fornirà una introduzione su programmazione con linguaggi C e C++, anche noti come C e C++, dipende dai gusti. Ok. Questo, per quello che conosco di questo corso, dovrebbe fornire un'introduzione a, come si legge qua, paradigmi di calcolo per sistemi complessi, modellistica e simulazione con atomi cellulari, è una breve introduzione agli algoritmi genetici e alle reti neurali per il machine learning. Ora, di questo poi bisognerà vedere il prossimo anno cosa verrà implementato, come verrà implementato, però la struttura dovrebbe essere soprattutto questa. C'è anche una certa attenzione su certi aspetti un po' fino adesso c'è stato su certi aspetti teorici dell'informatica, il ruolo dell'informatica. Comunque dovrebbe sostanzialmente permettervi di arrivare a elaborare una tesina finale su cui verterà poi il valutamento del corso stesso. Infatti l'esame orale
e consiste in una discussione dettagliata del progetto di fine corso. Solitamente sviluppo e implementazione in C++ di un toy model per la simulazione di un sistema complesso. Ok, questo è il primo corso trasversale. E su questo già molte delle cose che io ho letto le ho capite. Il secondo corso è un po' più lontano dai miei interessi, è quello di chimica. Bonds, molecules, phases and phase transitions. Però anche qua qualche cosa la posso dire, infatti sono qua apposta. Dovrebbe fornire sostanzialmente delle informazioni sul modello covalente del legame chimico, come possiamo leggere nell'elenco dei contenuti, introduzione all'uso della teoria dei gruppi in chimica, poi su questo ci torno, forme dinamiche delle molecole, confronto con altri tipi di legame e di interazioni, correlazione fra proprietà fisica e tipo di legame, transizioni di fase in sostanze pure. Qua ho letto un po' più dell'altro perché per la premessa che ho fatto prima. In questo caso, anche qua, il programma è abbastanza... Ecco, sulla prima parte si parte dalla meccanica quantistica, l'approssimazione di Born-Oppenheimer, quindi cose che probabilmente riepilogate da cose fatte su altri corsi, però applicate alle cose che ho detto sopra. Io parlo in base a quello che ho attinto dalle presentazioni dei corsi fatti dai docenti, ovviamente non ho mai seguito questo corso, quindi una seconda parte, oltre alla prima parte, sul legame covalente, che parte dai principi di base e arriva fino a due esempi specifici, NH3 e H2O. Oltre a questa parte c'è una parte che riguarda le transizioni di fase, e potete vedere nel programma si parla di stabilità dei sistemi termodinamici, transizione di primo ordine, fenomeni critici e transizione di secondo ordine, teoria fenomenologica di Landau. Più o meno questa è la descrizione breve di questo secondo corso trasversale. Veniamo al terzo corso trasversale, che avevo messo per primo, però poi ho deciso di lasciarlo per ultimo, perché questo è quello su cui ho più competenze. Quindi posso dire qualcosa in più. Comunque sarò brevissimo, non molto più. Queste sono tutte informazioni che potete attingere anche voi, anzi può anche darsi che l'abbiate già fatto, dando un'occhiata ai corsi che sono previsti. Questo sostanzialmente ha una parte principale che riguarda... Questo è Advanced Mathematical Methods for Physics, che era il vecchio matematica avanzata per la fisica. Ha un'introduzione, una parte principale che riguarda la teoria dei gruppi e le algebre di Lie applicate alla fisica. E una seconda parte minoritaria che riguarda equazioni differenziali alle derivate parziali. Allora, la prima cosa è, vorrei specificare che il contenuto principale del corso è la teoria dei gruppi e le loro applicazioni in fisica, perché poi saranno importanti per tutto quello che molte delle cose che applicazioni che farete. Però quando abbiamo pensato a questo corso ci siamo resi conto che non da nessuna parte nella formazione della triennale, quello anche nello spazio che c'era nella magistrale, c'era uno spazio per equazioni differenziali alle derivate parziali. Adesso vi spiego di che si tratta, che tutto sommato costituisce una cosa importante, un tassello importante della formazione, che si trova in parecchie cose che si fanno senza neanche rendersi conto, è molto, molto presente, quindi sembrava doveroso almeno dare un cenno sui modelli principali su questa cosa qua. Chiaramente avrete capito che se mi soffermo di più su questo dettaglio è perché questo è il dettaglio di mia stretta pertinenza, quindi porto ovviamente acqua al mio mulino. Vabbè, ma non solo per questo, anche penso che sia veramente importante sottolineare che c'è uno spazio pure per questo argomento che credo sia importante. Andando nel merito, qua il programma è un po' più complesso. Comunque, sostanzialmente, teoria dei gruppi, innanzitutto il legame che c'è tra simmetria e gruppo, che è un concetto fondamentale, quindi questa poi l'introduzione alla teoria dei gruppi di base. Poi si va sui gruppi di Lie, in cui c'è una struttura in più, e algebre di Lie, e sono il legame tra queste due cose. E infine, quindi gruppi di Lie, vari esempi che sono significativi,
E poi alcuni gruppi specifici che hanno molta importanza in molte applicazioni fisiche. Gruppi di Lorentz, di Poincaré, Heisenberg, eccetera, eccetera. Vabbè, poi anche si va sulle trasformazioni di Lorentz, non so, trasformazioni ortocrone, non ortocrone, e così via, insomma. Ci sono molte applicazioni fisiche su questa, su applicazioni di questi gruppi specifici. Per quanto riguarda l'equazione delle derivate parziali, e questa sarà l'ultima cosa che dico e poi finisco perché penso di aver già esaurito il mio tempo, sostanzialmente non c'era molto spazio, molto tempo per fare un dettaglio, ma si vorrebbe fornire, si fornisce in questo posto, un esempio, un trattamento di alcune, diciamo, i tipi di equazioni alle derivate parziali fondamentali in fisica. Qua adesso mi rendo conto che deve essere sistemato un po' meglio, perché il primo tipo di equazioni sono le equazioni del trasporto, o leggi di conservazione non lineare, cioè equazioni iperboliche del primo ordine. E su questo si parla, si dice qualche cosa sui problemi teorici, qualche caso particolare risolto esplicitamente, il metodo delle caratteristiche, insomma, cose che poi... e poi si va alle equazioni differenziali al secondo ordine, e qua i tre prototipi fondamentali che voi probabilmente avrete incontrato, o se non avete incontrato, incontrerete, sono le equazioni di Laplace, equazione del calore, equazione delle onde. In matematichese, equazione di Laplace vuol dire equazione ellittica, prototipo di equazione cosiddetta ellittica, e spiego cosa vuol dire. Equazione del calore, prototipo delle cosiddette equazioni paraboliche, o sistemi di equazioni paraboliche, qua si spiega cosa vuol dire. Equazione delle onde, prototipo delle cosiddette equazioni iperboliche, del secondo ordine, perché ho detto anche le leggi di conservazione possono essere iperboliche. Per ognuno di questi problemi viene affrontato un problema, vabbè, qualcosa in generale sul che tipo di soluzioni ci sono, un problema specifico in cui si può fare un conto esplicito e delle considerazioni finali sul il tipo di soluzioni che ci si aspetta ad ognuno di questi tipi di equazioni. Ecco, più o meno questo è quello che è il contenuto del corso. Per quanto riguarda la prova finale, diciamo pure qualcosa su questo, c'è una prova intermedia, così come previsto, credo che anche per gli altri corsi, non l'ho detto perché lo conosco meno, ma ci sarà una prova intermedia anche per gli altri corsi. Per quanto riguarda questo corso, so con certezza, perché sono direttamente interessato, che la prova intermedia permette di scorporare dall'orale, se lo studente lo desidera, alcuni argomenti affrontati nella prova scritta. Cioè, la prova intermedia consiste in una serie di quesiti che lo studente, vengono dati allo studente che svolgerà e consegnerà dopo qualche giorno ai docenti, gli studenti consegnano ai docenti, e verranno valutati. Se gli studenti saranno soddisfatti del voto, quel voto varrà come voto per quella parte, che verrà quindi eliminata dall'orale finale. Farà media con le altre parti dell'orale finale. Se invece non fossero soddisfatti del voto, sarà possibile sostenere l'orale su quella parte, non succede niente. Ecco. Quindi lo scopo del corso della prova intermedia sarà quello di poter verificare la propria conoscenza del corso fino a quel punto e eventualmente avere una frazione di voto anticipata sul voto finale dell'orale che conclude che così dice la prova finale del corso. Ok, questi sono i tre corsi fondamentali. Tutti e tre i corsi sono di 6 CFU. Non so se ci sono domande specifiche su questo, però magari le domande le avete più sui curricula. Però se ci fossero domande su queste cose qua. Sarei pronto a rispondere. Come sta la seconda parte? No.
Va bene, allora adesso passiamo all'illustrazione di un curriculum. Incominciamo con il curriculum di fisica della materia, Matter Physics, e lo illustrerà il professor Sindona. Come vedo il desktop? Sto facendo niente. Ah. Ma. Vabbè. Si apre. Si aprirà. Ok. Va bene. Va bene, illustro. Ok, illustro una parte del curriculum di fisica della materia per evitare, diciamo, overlapping con Caterina che mi seguirà, quindi illustrerò la parte della fisica materia che riguarda, diciamo, le strutture cristalline e i sistemi nanostrutturati a bassa dimensionalità e sistemi, diciamo, coerenti. Quindi, diciamo, seguiamo la cosa insieme alla prossima presentazione. Chiaramente materia è qualsiasi cosa che abbia massa e che occupi un certo volume nello spazio. Fisica della materia si riguarda un ben preciso range di energie, grosso modo, almeno in questo ateneo, dalle microonde ai raggi X non troppo duri, e quindi atomi, molecoli e sistemi estesi. Il curriculum offre corsi ultra avanzati, super eccezionali, perché advanced lo mettono dappertutto, in sistemi nanostrutturati e materiali a bassa dimensionalità, che vuol dire quindi dai più semplici, grafene oppure fullereni oppure strisce di grafene, a quelli che sono, diciamo, i materiali più attuali, che si costruiscono come dei mattoncini e si mettono insieme questi sistemi per ottenere le proprietà ottiche, elettroniche, su richiesta, on demand. Questa è la nuova frontiera dei materiali. Tutto nasce veramente da questi due premi Nobel, grafene 2010, fullerene 1985, però direi più grafene 2010, in cui si è incominciato veramente a capire come manipolare la materia a livello atomico. Questa è una parte, diciamo, del curriculum. Investe sia la parte di corsi teorici che quelli sperimentali. L'altra, altrettanto importante, riguarda la teoria dell'informazione quantistica. Non a caso sono i progetti più finanziati negli ultimi 20 anni, a tutti i livelli, e quindi riguarda fenomeni come gas di atomi freddi, oppure entanglement, oppure protocolli di informazione quantistica. Okay? Poi c'è una parte un po' più tradizionale, ma che è funzionale alla parte di cui ho parlato prima, che è una parte essenzialmente legata all'analisi di questi sistemi, e che utilizza tecniche più attuali di microscopia, oppure di diffrazione, per definire le proprietà dei sistemi cristallini, oppure spettroscopie, la più evoluta delle quali mi risulta essere l'ARPES, che si fa al sincrotrone di Trieste. È possibile fare gli stage al sincrotrone, oppure tradizionali spettroscopie di raggi X per sempre caratterizzare i campioni dal punto di vista strutturale ed elettronico. Okay? Dopodiché c'è la parte di elettronica e di programmazione. Allora, quello che vi posso dire è che chi sceglie un percorso di tipo teorico o sperimentale teorico avrà sicuramente accesso a simulazioni su grandi macchine, cioè allo sviluppo di programmi, all'utilizzo di programmi che girano su macchine ad elevata prestazione. Noi ce n'abbiamo una molto carina, Newton, che è tipo 32 nodi, non tutti funzionanti, 27 nodi, ognuno a 180 giga di RAM e circa 20 CPU, potrebbe funzionare a 40, ma a 40 vi picchiano, quindi a 20. È importante. No, vabbè, ogni nodo è 20 CPU, a 180 giga di RAM si può parallelizzare a circa 27-28 nodi, è una cosa che ti permette di fare qualcosa, però poi c'è sempre il Cineca che dà migliaia e migliaia di CPU, è la quinta o sesta macchina al mondo, per cui volendo si può anche lavorare su macchine più grosse. Su quelle piccole si lavora gratis, nel senso che fate tutti i test che volete, su quelle più grosse dobbiamo vincere dei progettini, quindi c'è bisogno comunque di
selezionare i calcoli da mandare, ecco, solo questo, però questo è un tipo di possibile sbocco. E poi ci sono spettacolari prodotti di biofisica, fisica medica, biofisica computazionale e softmat, di cui vi parlerà il prossimo speaker, e saranno bellissimi, ma io mi limito alla prima parte. E a questo punto abbiamo la possibilità di formare, quindi sia da un punto di vista teorico che sperimentale, sia nello sviluppare, diciamo, metodi analitici, teorici, e questo mi riferisco più ai sistemi complessi, oppure numerici, teorici, e mi riferisco a sistemi nanostrutturati, e poi abbiamo tutto la tutte le possibili spettroscopie e microscopie per poter analizzare strutture che si osservano in quel range di energie che vi ho detto prima, cioè dalle microonde ai raggi X non troppo duri. Nel fare questo abbiamo quindi la possibilità, almeno discuterò questi due profili, di formare teorici della materia o fisici sperimentali della materia, inteso come materia, diciamo, fra virgolette, dura, oppure anche un ibrido che ci serve, che è una persona che sia in grado di fare simulazioni e lavorare con gli esperimenti, lavorare al sincrotrone, perché là non hanno nato bisogno di gente che sa simulare, perché sennò non sanno cosa andare a guardare. Quindi è una figura, invece, piuttosto che riferirsi sempre al teorico e dice no, troppo, io devo fare altre cose, si prende una persona che abbia questo profilo intermedio, che è veramente utile in realtà in tutti i laboratori del mondo e che poi può fare da interfaccia a un teorico un po' più teorico, diciamo così. E dopo chiaramente c'è anche l'altra parte, che, di cui parlerà sicuramente il prossimo speaker, che è soft matter e biofisica. Detto questo, adesso presenterò quindi i tre corsi, diciamo, teorici principali di questo indirizzo e poi quelli sperimentali, mamma mia, è storta. E poi vi dirò più o meno come assemblare questi corsi per appunto diventare fisici teorici o fisici ibridi o fisici sperimentali oppure fisici della materia soffice o biofisici. Iniziamo dal Advanced Quantum Mechanics, questo lo fa Francesco che è là in fondo, quindi se volete chiedere l'anno prossimo non lo fa Francesco, lo fa qualcun altro, chi lo fa? Boh? Ok, Francesco e Mimmo, io... Però il programma rimane lo stesso, cioè nonostante capirete che cos'è un fotone da un punto di vista, diciamo, di particella, capirete che questa cosa che avete sempre vista come associata a un modulo del campo elettromagnetico è una particella che può essere distrutta, prodotta, in un linguaggio chiamato seconda quantizzazione. Poi capirete anche meglio cosa sono le particelle indistinguibili attraverso la formalizzazione propria degli spazi di Fock, e anche che questo cesto d'uova è invece un reticolo di bosoni o fermioni a basse temperature, direi, no? Che viene un reticolo ottico che intrappola queste particelle atomiche che poi hanno le loro caratteristiche di essere bosoni o fermioni e possono essere guidate, per quello che volete fare, in fenomeni di cui parleremo dopo, come correlazioni quantistiche. Poi c'è una parte legata alle equazioni relativistiche di Dirac, cioè in realtà le equazioni d'onda relativistiche. Parte di questo programma riguarda l'equazione dell'elettrone libero, l'equivalente all'equazione di Schrödinger in relatività, da non confondere con la famosa equazione dell'amore che si tatua e che chiaramente non solo è sbagliata, ma descrive l'entanglement e non l'evoluzione di un fermione libero. E però poi c'è anche questa cosa bellissima, che il grafene si comporta dal punto di vista topologico come una particella ultrarelativistica, quindi la stessa equazione che invece viene... descrive chiaramente un fenomeno che, adesso immaginate una particella libera relativistica che abbia massa zero, la relazione di dispersione è questa, e il grafene ha dei punti particolari che si chiamavano prima punti diabolici, ora si chiamano punti di Dirac, in cui gli elettroni si comportano da portatori di carica con questa relazione di dispersione. Quindi tutta, diciamo, se volete, l'algebra dell'equazione di Dirac viene trasferita nel grafene, che è una cosa interessante. Fra l'altro... sono proprio questi elettroni quelli che, su cui si cerca di lavorare per fare nanodispositivi. Tutto questo viene fornito dal corso di meccanica quantistica avanzata, e poi questo, diciamo, per i teorici va in parallelo col corso di teoria, un corso di fisica teorica della materia condensata, e qua abbiamo due possibili, diciamo, vie.
un miglioramento, diciamo, improvement, un perfezionamento delle nozioni di teoria dei campi e di meccanica statistica, e poi a seconda delle vostre esigenze si può ampliare una parte di simulazioni numeriche legate ai materiali nanostrutturati, dipende da, anche un po' da quello che volete fare, oppure invece concentrarci più sui sistemi correlati. Adesso lo farà anche Jacopo l'anno prossimo, sì. E quindi il programma prevede in realtà un insieme di tematiche che sono, direi, quello su cui lavoriamo tutti in questo momento nel mondo, dai sistemi a molti corpi interagenti, alla many body perturbation theory, le funzioni di Green, e poi metodi di campo medio, Hartree-Fock, teoria della funzione di densità, teoria della risposta lineare, formula di cubo, e poi problemi di impurezze localizzate. Diciamo, una grande parte di questo corso è cercare di ridurre un problema interagente a un problema non interagente in maniera efficace, ma non solo. Chiaramente gli argomenti sono tanti, i crediti sono solo 6, quindi il corso viene un po' calibrato sui vostri interessi. Però vi assicuro che queste tematiche sono quelle di attualità in qualsiasi università in cui si faccia fisica della materia condensata. Sono le hot topic su cui si lavora. E poi c'è il corso di Surface Physics, in cui verranno approfondite quelle tecniche di cui parlavo prima. Per esempio, questo è un esempio di microscopia in cui si individuano i difetti di un materiale molto importante, molto attuale per costruire questi famosi mattoncini di Lego e fare queste nuove strutture con proprietà, diciamo, su richiesta, oppure di nuovo una spettroscopia tradizionale che utilizza luce, radiazione elettromagnetica per estrarre elettroni da campioni e capire come è fatto il campione. A questo segue un corso un po' più strutturato, sia nella parte teorica che nella parte sperimentale, che è il corso di fisica dello stato solido, in cui si riprendono le nozioni che facciamo a struttura della materia, legate alle proprietà dei solidi, però è un corso, diciamo, di carattere più sperimentale che teorico, e quindi si vengono, in realtà, da questo corso capirete che cos'è questa cosa qua. Questo è il silicio, in realtà lo capirete esattamente in questo corso, come è lo spazio K del silicio e cos'è veramente una struttura a bande in un sistema allo stato solido. Quel poco che faremo a struttura sarà un inizio, un'introduzione, e poi, diciamo, verrà perfezionato essenzialmente in questo corso, nella parte di cristallografia. E poi c'è un corso prettamente sperimentale, in cui vengono fatte tutte le tecniche più avanzate di analisi, veramente dalla parte microscopica alla parte spettroscopica, all'imaging, si avvale anche il professor Bravin dal sincrotone di Grenoble, che è un esperto di imaging e lavora al progetto STAR, e nel programma si descrivono veramente tutte le tecniche di analisi, preparazione di un campione. Quindi è un corso essenzialmente per sperimentali, e però vale la pena veramente di seguirlo, perché vi sporcate le mani, capite cosa significa manipolare veramente uno strumento. Direi che è a scelta fra teorici e sperimentali, ma chi volesse diventare una via di mezzo fra teorica e sperimentale dovrebbe sicuramente mettere questo corso e quell'altro di fisica teorica della materia come corso a scelta, per avere una visione completa di tutti gli elementi. E vabbè, infine c'è Statistical Mechanics, non so se ne parlerà qualcun altro. Diciamo, gli argomenti sono si intersecano con quelli del corso di fisica teorica della materia, ma invece qua si parla più strettamente di teoria degli ensemble quantistici, di meccanica statistica quantistica, e poi di sistemi interagenti di bosoni e fermioni, di comportamenti universali e critici. Questo è un esempio di un sistema di particelle che può essere bosone o fermione a seconda del suo spin totale, e può essere intrappolato in una potenziale di questo tipo. E quindi se bosone popolerà lo stato fondamentale, se fermione si comporterà nel modo che vedete, in entrambi i casi abbiamo fatto un sistema di atomi freddi, le cui proprietà sono di fondamentale importanza sia per l'hardware quantistico che per lo studio delle correlazioni quantistiche. Anche questa è parte del corso di meccanica statistica. Con questo finisco, e a questo punto di biofisica ne parleranno i miei colleghi. Diciamo che per chi vuole fare un percorso di fisica strettamente teorica,
tra i corsi a scelta, non ci vedo più, devo mettere gli occhiali, maledizione, comunque tra i corsi a scelta del primo anno, chiaramente solid state physics invece che biophysics, e poi condensed matter physics, theoretical condensed matter physics piuttosto che gli altri due, poi surface physics lo sceglierei al posto dell'altro, e poi a questo punto direi più statistical mechanics che fisica dei sistemi complessi, ma questo sta a voi. E poi, come esame a scelta, un teoria dei campi dovete mettere per forza. Poi, se volete essere più analitici, metterei anche teoria dei campi B, se invece volete essere più numerici, un metodo di numerici, quello che fanno per astrofisici, che vi impara a parallelizzare su grandi macchine. Questo per chi fa il teorico, ovviamente. Chi vuole invece volesse fare sperimentale o ibrido, chiaramente sceglierebbe il laboratorio di fisica della materia al posto del corso di fisica della materia condensata. Consiglierei di mettere comunque fisica della materia condensata come esame a scelta, e in ogni caso il messaggio è: parlate con i docenti di riferimento. Ci sono possibili stage, adesso qua, scusate, questa non è bella come le altre slide, l'ho scritta all'ultimo, al sincrotrone, STAR, poi questa azienda giapponese che si occupa di teoria dell'informazione quantistica, in cui, beh, ma se forse ve ne può parlare anche di più diffusamente Francesco, hanno assunto una persona che avevamo mandato a fare lo stage, quindi ha la sede a Rende, una sede grossa, ma forse la sede principale, una delle sedi principali a livello nazionale, forse ce ne sono due. Poi abbiamo questo in Finlandia, questo algoritmo Q con possibilità di fare stage di tesi sempre su teoria dell'informazione quantistica. Per quanto invece riguarda teoria legata più a materiali non strutturati o simulazioni, diciamo, a principi primi su sistemi a dimensionalità ridotta, sicuramente possiamo fare degli stage nei laboratori nazionali di Frascati attraverso le collaborazioni che abbiamo instaurato. E un altro posto a cui possiamo mandare le persone è un centro dei Paesi Bassi che si chiama Nanogune, in cui sviluppano essenzialmente algoritmi, direi post teoria del funzionale densità, per determinare le eccitazioni in sistemi nanostrutturati. Sono posti dove si sta bene, sia Paesi Baschi che Frascati si lavora bene, perché c'è il mare, a Frascati invece si mangia bene, e poi perché si sta bene proprio. Si mangia bene nei Paesi Baschi, ci sono la più alta densità di ristoranti stellati per popolazione a San Sebastian. Quindi, sì, lo state aiutando, penso di sì, sia utile saperlo. E con questo chiudo e lascio la parola alla brillante Caterina Tone, che descriverà tutto il percorso soffice, biofisico, eccetera. Sì. Ok? E vi ringrazio per l'attenzione. Applaudite, ma non si applaude quasi. Si applaude, no. Vabbè. Ok. Dottore. Ricordare agli studenti che per la formulazione del piano di studi e pure per un confronto, se avete delle incertezze o se volete sapere delle informazioni, sempre di rivolgersi ai docenti, e anche verranno assegnati, sono stati già assegnati loro i docenti tutor. Sì, questo è infatti molto bene ricordarlo. I docenti tutor che vi possono aiutare nella scelta, perché come avete visto alcune cose sono vincolate, ma molte altre sono più libere, quindi potete costruire un curriculum che più vi piace. Adesso professoressa Tone continuerà ad illustrare il curriculum di fisica e tecnologia dei materiali, che si interseca con quello di struttura della materia. Grazie Rosa. Bene, mi presento brevemente perché sicuramente molti di voi non mi conoscono. Sono un ricercatore a tempo determinato che fa parte della commissione didattica da un paio d'anni. Vi presenterò questo curriculum, che è un curriculum che possiamo definire neonato, in quanto è stato attivato per la prima volta in quest'anno accademico. Alle esigenze, ve lo potete immaginare, avete visto nella presentazione del professor Sindona che fisica della materia veramente raccoglie di tutto, in qualche modo ci siamo dovuti diversificare in modo da dare la possibilità a voi
di crearvi in qualche modo un percorso, in modo che voi possiate scegliere, che vi venga anche più facile, diciamo, questa scelta, ma anche, non ultima, per poter accogliere tutti i ragazzi della triennale, del corso di laurea triennale in scienze dei materiali innovativi e funzionali, che hanno visto sostanzialmente preclusa la loro possibilità di svolgere la magistrale perché è stata chiusa dal rettore. Questo corso di laurea, quindi, che cosa vogliamo fare, cioè, in questo curriculum? Qual è lo scopo di questo curriculum? Beh, vogliamo offrire sia competenze teoriche che pratiche. Le competenze teoriche sono fondamentali anche a uno sperimentale per poter capire sostanzialmente quello che sta vedendo, che sono volte a comprendere i processi fisici di base che avvengono a diverse scale, in particolare dalla nano, micro e mesoscala, e descriverli in modo chiaro e rigoroso. In che modo vogliamo fare questa cosa? Beh, ci sono dei corsi che sono strutturati in lezioni teoriche, esercitazioni e tante esperienze di laboratorio, che sono finalizzate sostanzialmente a formarvi sui diversi aspetti scientifici e tecnici, e offrendovi anche diverse metodologie che spaziano dall'approccio macroscopico a quello nano e microscopico. Perché facciamo tutto questo? Perché vogliamo fare in modo che voi studenti abbiate una base, una solida base di conoscenze adeguate per poter lavorare in un campo di ricerca che è dinamico. Avete visto che negli ultimi 10 anni, praticamente dal grafene, diciamo, da quando si è aperto il grafene, le applicazioni e tutte le possibilità di sviluppo stanno, diciamo, crescendo in modo esponenziale. E in più vogliamo darvi degli sbocchi professionali sia in strutture pubbliche che in strutture private, dandovi anche la base che vi serve per poter poi passare a una formazione superiore, che è il dottorato o scuole di specializzazione. Questo è lo schemino che vi aveva già mostrato il professore Papa, che divide sostanzialmente primo e secondo anno, e come potete vedere qui ho diviso i corsi che caratterizzano il curriculum, il mio, diciamo, che si... posso dire che si mischia con quello di fisica della materia. I due quadrati dividono il primo e il secondo anno, e in particolare io mi concentrerò sui corsi che adesso appaiono in grassetto dai diversi colori, però vi parlo anche brevemente, questo non è stato fatto, del corso di Scientific Data and Acquisition and Processing, che è un corso che in italiano si chiamava Acquisizione e Trattamento Dati. Durante questo corso, che è diviso in una parte teorica e una parte di laboratorio, quello che fate è imparare ad acquisire i dati e trattare questi dati. In particolare, durante le lezioni di laboratorio, imparerete a utilizzare e a programmare Arduino, quindi con il linguaggio C che avete studiato precedentemente nei corsi di informatica, scriverete dei codicini che insegneranno ad Arduino ad analizzare i dati per voi, fondamentalmente. Passo adesso ai corsi caratterizzanti, in particolare il corso di Soft Matter. Il docente è la professoressa De Santo, forse l'avete già incontrata, non so. Comunque, in questo corso si studiano le proprietà fisiche della materia soffice, con particolare attenzione alle interazioni intermolecolari. Quindi quello che prima vi ha mostrato il professor Sindona sui solidi, diciamo, voi lo studierete sulla materia soffice, che per noi in generale sono i cristalli liquidi, ma non solo, anche i sistemi biofisici. E quello che si fa in questo corso, c'è una parte teorica dove si studiano tutte le interazioni fondamentali e poi una parte anche di laboratorio, in cui vedete le applicazioni tecnologiche della soft matter in vari campi di ricerca, anche interdisciplinari. Come avete visto, si può passare sia dalla fisica, biofisico, alla medicina e così via. In questo corso voi studenti riuscirete ad acquisire conoscenze sia sulla tecnica di preparazione che di caratterizzazione, avrete informazioni sia a livello teorico che pratico. Scusate. Il corso di Optics and Photonics è un corso di ottica, sostanzialmente di ottica classica dell'interazione radiazione-materia e delle applicazioni fotoniche, ed è un corso che si occupa di mostrarvi, questa cosa credo che alla triennale non la vedete, l'ottica dei mezzi isotropi e anisotropi, anche dei sistemi non lineari stratificati. Lo studio dei fenomeni ottici avviene con una parte di teoria e una parte di laboratorio, che curo personalmente. La parte di teoria invece è curata dalla professoressa Cipparrone. E quello che si fa in laboratorio è di ripetere, ad esempio, gli esperimenti
di diffrazione, di non lo so, sì, esperimenti di diffrazione, quindi con il laser, di interferenza, sì, diffrazione e interferenza, abbiamo dei laser, abbiamo vari strumenti scientifici e didattici molto avanzati, e voi potete sporcarvi le mani, per usare le stesse parole del professor Sindona. Alla fine del corso sarete in grado di padroneggiare le tecniche sperimentali di caratterizzazione e conoscerete anche qui sia gli aspetti teorici che quelli pratici. Tra i corsi caratterizzanti c'è anche il corso di microscopia, che ha, diciamo, leggermente introdotto precedentemente Antonello. Imparerete le tecniche di analisi microscopica che vengono utilizzate per investigare e caratterizzare i fenomeni alla scala microscopica, nanoscopica e atomica, in particolare con l'STM, questo è un STM. E quello che cosa fa questo corso? Vi fa letteralmente sporcare le mani, c'è una parte di laboratorio in cui voi imparerete a utilizzare questi strumenti, utilizzerete l'STM e l'AFM, credo. Dovreste essere in grado alla fine del corso a utilizzare questa strumentazione in modo quasi autonomo. I docenti sono per la parte teorica il professor Tommaso Caruso, mentre per la parte sperimentale la professoressa De Santo. Un altro corso caratterizzante è quello di Molecular Spectroscopy. Questo corso, diciamo, che riprende in parte quello che avete studiato a chimica, legame chimico-strutture, bonds, molecules, eccetera, e quindi studiate la simmetria molecolare, i principi di base della meccanica quantistica, e andrete a caratterizzare sostanzialmente, imparerete come caratterizzare i materiali tramite tecniche di spettroscopia. Vedrete la spettroscopia rotazionale, l'IR, il Raman, UV-VIS sarebbe ultravioletto visibile, e alla fine del corso sarete in grado di leggere uno spettro e di ottenere informazioni sulla simmetria delle molecole, del materiale che state studiando, dalle modalità IR attive e Raman. Tutto ciò utilizzando la teoria dei gruppi, che avrete anche imparato sostanzialmente nel corso che vi ha presentato prima il professore Ali. Il docente di questo corso è il dottor Marco Castriota. Ok, tra i corsi a scelta vi consigliamo, se volete fare, diciamo, se volete intraprendere questo percorso sperimentale e ibridizzarvi, il corso di mesofasi e metastrutture. Questo è un corso che dà sia una descrizione rigorosa delle proprietà fisiche delle mesofasi liquido-cristalline, quindi della soft matter, ma anche delle tecniche sperimentali che vengono utilizzate per caratterizzare questi materiali. Quello che si studierà sono i cosiddetti sistemi ibridi avanzati, quindi nanostrutture, metasuperfici e superfici che possono essere meta e nanostrutturate. Che cosa vuol dire? In parte sono i disegni, i bellissimi disegni che vi ha mostrato prima il professor Sindona, sono nanostrutturati. Noi sul nano-nano non ci arriviamo perché comunque ci sono delle limitazioni, bisogna andare in ultralto vuoto, bisogna usare il freddo, non basta l'azoto liquido, alcune volte serve l'elio, per cui noi diciamo che stiamo più sul microstrutturato, però siamo in grado di fare tante cose carine. Qui ad esempio vedete, lo sto mostrando anche qui, no? Questo è un confocale a fluorescenza, si possono fare tante... Potete riuscire a creare un'immagine, ad esempio avete un materiale che è strutturato in modo diverso nel bulk, quindi nel volume, e con questo microscopio, se voi lo drogate con un materiale fluorescente, potete fare una ricostruzione a stacking piano per piano, cioè potete vedere all'interno sostanzialmente con la luce. Questo invece è il laboratorio dove abbiamo il nanoscribe, che serve a creare queste nano e microstrutture sulle superfici. Lo studio di questi materiali quindi avviene in parte in aula con lezioni teoriche, poi in laboratorio con l'utilizzo di avanzati strumenti scientifici e didattici, e i docenti del corso sono il professor Caligiuri e un esercitatore che ancora non è stato definito. Sempre tra i corsi a scelta, non l'ho fatto prima il mio collega, lo faccio io, avete biofisica. Beh, la biofisica rientra sostanzialmente, se vogliamo, nella materia soffice, perché quello che il corso si propone è di descrivere le proprietà fisiche, questa volta dei materiali biologici, dando particolare enfasi alle componenti principali di membrane, cellule e interazioni tra lipidi e proteine.
Quello che imparerete sono i principi delle tecniche di spettroscopia ottica e magnetica per lo studio di biomembrane, e il docente del corso è la professoressa Bartucci, quindi se avete qualche domanda un po' più specifica lei sarà felicissima di rispondere. Queste immagini ad esempio le ho prese io, questa è una membrana lipidica, questa è un'immagine FM, quindi microscopia, il corso di microscopia sì ho fatto io, e lei ha fatto le membrane. Questa invece è un'immagine del microscopio confocale a fluorescenza e sono cellule che sono state drogate con dei coloranti che si attaccano selettivamente a una determinata zona della cellula. Quindi vedete che la fusione, diciamo, l'ibridizzazione dei corsi e delle conoscenze non può solo che portare al bene. Nel laboratorio di biofisica, che era un altro dei corsi a scelta, invece, si descrivono i principi fisico-chimici che guidano la formazione di complessi lipide-proteina che si autoassemblano. Durante questo laboratorio imparerete, attraverso le attività di laboratorio, a comprendere e utilizzare le tecniche in modo autonomo e anche a capire quale tecnica è più utile, diciamo, per il vostro campione. I docenti sono di nuovo la professoressa Bartucci e la professoressa Rita Guzzi. Tutto questo non si fa soltanto all'Unical e abbiamo diversi partner per fare i periodi di stage o proprio la tesi. Sono partner che stanno sia in Calabria, questi sono quasi tutti in Calabria, che all'estero. Sono delle aziende, in particolare una parte si trovano a Lamezia, nel polo tecnologico, nel distretto tecnologico dei materiali avanzati per le energie rinnovabili, il CSM, il Centro Sviluppo Materiali, che collabora con la Rina Consulting, che è un'industria internazionale abbastanza famosa, la cui base centrale è a Roma, Notre Dame è uno spin-off della nostra università, c'è il professore Castriota che, cioè, se siete interessati potete parlare direttamente con lui, si occupa di finestre sostanzialmente fotosensibili, quindi energie rinnovabili e così via. L'INSTM è sostanzialmente il centro di studi su fisica della materia, e come partner un poco più famosi, forse li avrete sentiti, la Bracco, che è un centro di ricerca e sviluppo materiali per il confezionamento di farmaci in fase fluida, Poste Italiane, in particolare siamo attivi con Poste Italiane per quanto riguarda il settore dell'anticontraffazione e il tracciamento, cioè riuscire a trovare delle soluzioni per evitare che il Made in Italy venga contraffatto e venduto. Il consorzio Astrea, che si trova a Lamezia, anche questo, che è un consorzio tra imprese nell'ambito della ricerca scientifica e innovazione tecnologica, l'Electrolux, sapete, produce elettrodomestici e non solo, e abbiamo una collaborazione anche con Eni, in particolare con Versalis, che è una società chimica di Eni che opera a livello internazionale nei settori della chimica di base, fondamentalmente per lo sviluppo di materiali per l'utilizzo in fonti rinnovabili. E con questo ho finito, vi ringrazio, se avete delle domande sono qua. No, tutti teorici. Quindi la ricerca è maggiormente finanziata governamento? Maggiori finanziamenti vengono dalla ricerca pubblica o privata? È pubblica fondamentalmente, perché tu partecipi a scrivi un progetto, sì, partecipi... È pubblica, sì. Privata... Sono le collaborazioni specifiche, ad esempio Poste Italiane è una collaborazione privata tra un docente e Poste Italiane, con Versalis e il Dipartimento. Con la Bracco è sempre ci sono due docenti in realtà che collaborano, però se avete dei dubbi o scrivete a me oppure chiedete ai docenti di riferimento, credo che abbiate i docenti di riferimento, insomma ulteriori informazioni, noi siamo qua. Dove sta il Vincenzo? In Vincenzo Guardone. Vincenzo, ci sei? Sei pronto a intervenire tu? Sì, certo, sì. Sì. Ma forse avevamo detto prima Sergio e Vincenzo? Non mi ricordo più che ordine avevamo scritto.
No, prima Vincenzo, perché prima la ok. Allora, Vincenzo, va bene. Puoi partire tu un attimo che. Puoi condividere tu adesso. Devo e loro come sentono però? Serve un microfono. Ecco. Io posso alzare. Prendere il microfono e a metterlo vicino all'uscita del. Il volume è qui al massimo, però dobbiamo mettere il microfono. Vedete? Sì, vedere vediamo, però non ti sentiamo. Cioè, nel senso, chi sta vicino al computer ti sente, ma gli altri ragazzi in aula non ti sentono. Bene. Prova a dire qualcosa. Urlare, urlo. Sentite? Sentite, ragazzi? No, c'è il che dice... Ma non si distingue, diciamo, si distingue bene. Allora aspetto un attimo che troviamo un microfono. Mi scuso per questa cosa, purtroppo. Però c'è pure questo raffreddore, questo malore. Allora, non è solo Covid. Se lui non ha problemi. Se non hai problemi, possiamo far parlare prima Sergio e poi così intanto recuperiamo un microfono. Sì, va bene. Va bene? No. Va bene? Sì, va bene. Ok, allora ci vediamo fra un quarto d'ora con te. Cancello la mia cosa. Sì, basta che stai in questa zona, insomma. Noi andiamo a vedere, con questo scorri, devo dire. Allora, metti un'altra presentazione. Sì, solo che non so. Io non mi ricordo il titolo. No, neanche io mi ricordo. Fisica. Sì, ma dove lo trovo? È sul desk. Sì, ma dove è arrivato sul desk? Alessandro, scusami, come si va sul desk? Devi condividere, innanzitutto condividi. Condivido. Ah, ok. Trova qui. Quelli con questo. Questo? Sì. E poi penso che sia F5. Ctrl L. Ok, allora passiamo all'illustrazione del curriculum di astrofisica, geofisica e fisica dei plasmi. Quindi il professor Servitio illustrerà il percorso. Grazie. Non so, mi sentite anche? Io parlo abbastanza forte perché mi conosce, quindi... Ok. Beh, vi parlerò del... un attimo del nostro curriculum di astrofisica, geofisica e fisica dei plasmi. Qui potete vedere innanzitutto c'è un codice QR se volete scaricare un po' la presentazione di tutto il gruppo di ricerca. Oggi mi concentrerò sui corsi, farò un piccolo viaggio dai corsi a... togliamo Vincenzo Carbone, eccolo qua, perfetto. E poi arriveremo anche a qualche tematica di ricerca, farò il contrario di quello che abbiamo visto finora. Lo scopo del curriculum è quello di parlarvi dei fenomeni fisici che avvengono dell'universo, ecco, della fisica dell'universo. E in particolare prepariamo lo studente sia al campo della geofisica che della fisica spaziale che alla fisica delle alte energie. Quindi è a metà strada un po', quindi è molto molto vario il nostro curriculum ed ha un approccio sia macroscopico, immaginate l'universo è tanto grande, che microscopico, perché dobbiamo descrivere i fenomeni partendo anche dal piccolissimo per capire quello che sta quindi nel grandissimo. È un percorso eterogeneo, c'ha fisica teorica della materia, infatti io sono un fisico teorico della materia, c'ha astrofisica, meccanica quantistica, un sacco di conti, un sacco di applicazioni, modellistica, analisi dati e anche laboratorio. Voi direte come fa un astrofisico a fare laboratorio?
Lo vedremo. Perché scegliere questo percorso? Perché negli anni, a parte che è molto eterogeneo, dà una base molto solida per la fisica teorica. Noi trasmettiamo agli studenti delle tecniche, quello che poi può essere anche che uno va a fare altre cose dopo, come lavorare in una banca, lo vedremo anche un po' i nostri ex. Ma uno impara delle tecniche, soprattutto basandosi sulla fisica teorica e la fisica dei sistemi complessi. Quindi faremo un po', faccio un piccolo riassunto adesso. Questo è il nostro, sono i nostri tre cavalli di battaglia, insomma le nostre tre identità, siamo un po' uno e trino, ecco. Nel senso che abbiamo astrofisica con la fisica solare e stellare, poi c'è la fisica delle galassie, molto molto sulle missioni spaziali, molti di noi sono coinvolti con l'ESA, io stesso ho lavorato su qualche progetto quando stavo negli Stati Uniti con le missioni spaziali e la gravitazione, chiaramente. Poi c'è la fisica dei plasmi, che è una base teorica, diciamo un vero e proprio tappeto per capire la microfisica di quello che accade in questi oggetti lontani e quello che accade nei sistemi astrofisici e nelle alte energie. E infine la geofisica, quindi tra quello che accade fuori dalla Terra, ma anche quello che accade vicino alla Terra. Quindi qui c'è un po' uno schema che trovate sul vostro manifesto. Diciamo questi in arancione sono quelli di cui vi parlerò brevemente oggi, alcuni ve ne parlerò di meno perché... appunto c'è il professor Carbone dopo che vi illustrerà alcuni dei corsi che sono mutuati anche con meteorologia, per esempio. Comunque il primo è processi fisici di base in astrofisica, che in realtà prende come esempio una stella. Io parto da una stella, all'interno della stella ho le reazioni nucleari, quindi ci serve della fisica nucleare, questa energia va su tramite diffusione, quindi ci serve un trasporto radiativo, quindi fisica della materia, di nuovo. Poi c'è la meccanica quantistica, per capire alcune particolari soluzioni di queste stelle, e così via, l'energetica dei neutrini, vedete, c'è un sacco di roba, quindi alla fine costruiremo un modello vero e proprio per una stella, e prenderemo, quindi useremo questo sistema particolare, sistema fisico, per capire diversi aspetti della diversi rami della fisica. Il corso è tenuto dal dottor Nisticò e dalla dottoressa Greco. Poi c'è mi piace sempre parlare del corso del professor Carbone perché chiaramente in sistemi così grandi e complessi non può che essere fondamentale la fisica dei sistemi complessi e dei sistemi non lineari, quindi ci parlerà del caos deterministico, anche di modellini apparentemente neutri, ma che in realtà hanno un sacco di applicazioni, tutti i sistemi stocastici, dalle piccole alle grandi scale, nei fluidi, così come in quello che accade nella materia ionizzata, nei plasmi astrofisici, e quindi alla fine anche parlerà di turbolenza. Poi c'è il corso del professor Zimbardo, che l'anno prossimo avrà anche la dottoressa Perri e il dottor Nisticò, dove si occupa essenzialmente di quello che accade, ecco, nella prima parte abbiamo visto quello che accade all'interno di una stella, e poi man mano ci occupiamo della materia che va via da questa stella, in particolare il Sole, e dell'interazione che c'è, la dinamica di questo materiale ionizzato, del plasma, da quando parte dalla superficie solare fino a quando fa il suo viaggio nell'eliosfera. Quindi vi accompagneranno in questo piccolo viaggio, diciamo introducendo anche la base teorica, come lo studio dei plasmi astrofisici, la magneto-idrodinamica, le onde che appaiono in questi sistemi, come vengono misurate e come interpretare le osservazioni. Quindi è anche molto molto applicativo, ecco. Infine c'è un corso di laboratorio tenuto dalla nostra ottima Sandra Savaglio, dove si faranno osservazioni moderne della sfera celeste. Perché cos'è un laboratorio di astrofisica? Che suona un laboratorio, uno pensa, si chiude in una stanza e misura, no? In realtà qui basta avere un cannocchiale per osservare oggetti molto molto lontani. Un ottimo cannocchiale, si possono vedere sistemi che sono anche miliardi di anni luce da noi. Quindi, così come è accaduto giusto qualche giorno fa, quando abbiamo visto l'ultima immagine del buco nero al centro della nostra galassia. Quindi farà osservazioni, spiegherà le tecniche per osservare, ed è molto molto complicato in realtà. In questo corso è interessante perché c'è una parte anche dedicata alle osservazioni vere e proprie. Molte volte lei prende la macchina e dice andiamo tutti quanti a Savelli, a Crotone. Gli studenti sono molto felici di questa cosa perché seguono lì e fanno delle osservazioni, e se vi va bene potete anche osservare una supernova, perché sono eventi estremi. È vero che sono rarissimi queste esplosioni, ma il cielo è grande, quindi
Non è del tutto improbabile che uno riesca a misurare eventi come un dei transienti o asteroidi o gamma ray burst o supernove. Misurano dei dati e fanno anche scienze e cataloghi, quindi anche astronomia diretta con questo laboratorio. Quindi diciamo qui in questa parte del corso il laboratorio sta nell'analisi dati usando per esempio Python o altri linguaggi con degli algoritmi particolari che verranno illustrati dalla professoressa Savaglio. Una parte fondamentale, quindi immaginiamo questo flusso di materia che viene dal Sole, come interagisce con la nostra Terra, che è magnetizzata. Quindi questo tutt'oggi si chiama, ed è famoso come space weather, no? Quello, la meteorologia spaziale, e quindi ci sono molte relazioni. E in questo corso di Le Preti e dell'ottimo professore Malara vi spiegherà appunto l'interazione di queste cariche con il nostro sistema, con la nostra Terra, quando entrano nel nostro scudo, ecco, nel nostro scudo magnetico, nonché anche cosa avviene sulla corona, perché in realtà i momenti più interessanti sono quando partono degli eventi estremi dalla corona, come i coronal mass ejection, questi sputi di plasma, e arrivano sulla Terra, sulla nostra aurora. Quindi è un sistema complesso, ecco perché il corso dei sistemi complessi è fondamentale, quindi si aggancia benissimo. Chiaramente poi uno deve modellizzare queste cose, trova un sistema, conosce i parametri, ne sa la fisica, conosce le equazioni, e le equazioni sono sempre difficili, lo state vedendo, sono sempre più difficili man mano che andate avanti con i corsi, cioè molte volte sono non lineari e quindi non è possibile trovare delle soluzioni, dunque servono delle tecniche numeriche. Questo corso di metodi numerici avanzati del professor Valentini in realtà vi dà un background per usare delle tecniche numeriche non solo per l'astrofisica, anzi tutt'altro. Servirebbe qualunque tipo di problema, quindi devo per esempio invertire un'equazione di Poisson, un'equazione di Laplace, mi servono delle tecniche, dobbiamo fare calcolo parallelo, ma per qualunque problema. Quindi è un corso fondamentale, anche abbastanza interdisciplinare come quelli precedenti. Questo invece è più legato a quello che si fa nel nostro curriculum, è una base teorica alla fisica, l'astrofisica dei plasmi. Ci occupiamo quindi di questo sistema, quello che avete visto, fenomeno ondulatorio, un sistema di n corpi che producono onde elettromagnetiche, come interagiscono le cariche con le onde. Quindi questo è lo stato, diciamo, avanzato di un'interazione tra carica e radiazione, quindi questo si chiama interazione di plasma. Quindi parleremo della teoria cinetica, c'è anche molta meccanica statistica in tutto quello che vi ho detto finora, e della teoria che è alla base, che è la teoria di Vlasov e di Boltzmann per le cariche. Quindi immaginate un gas di cariche e il sistema diventa molto intrigante, direi io. E qui vedremo anche delle applicazioni e dei modelli, sono io faccio da esercitatore, ho una parte del corso anche insieme al professor Valentini. Infine si farà chiaramente astrofisica delle alte energie. Si andrà molto più lontano, vedete, abbiamo fatto un piccolo viaggio dal centro del Sole fino alle supernove, ai buchi neri, dove il corso di Silvia Perri e Sandra Savaglio descriverà quindi i processi di accelerazione e di trasporto delle particelle negli shock astrofisici. Ecco, ci sono queste esplosioni, e mentre l'onda si propaga ci sono queste particelle accelerate che emettono e si osservano fino alla Terra. No, questo è un tipico spettro della radiazione, e chiaramente c'è una parte anche della professoressa Savaglio dove si concentra sui gamma ray burst, che è la sua specializzazione, e su osservazioni di buchi neri, la parte più osservativa dei buchi neri è delle onde gravitazionali, che hanno proprio un campo a sé. Queste sono la serie di corsi. Il nostro primo, ma non unico, scopo è quello di fornirvi le basi per poter accedere poi a questa grande ramo della fisica, quello delle missioni spaziali. Quindi tutt'oggi queste sono tutte le missioni, una parte in realtà delle missioni che stanno svolazzando intorno alla Terra e al Sole. C'è un sacco di dati, quindi ci servono tecniche di analisi dati. E quindi noi collaboriamo, qui c'è un piccolo network che avevo costruito per gli ultimi 5-6 anni delle nostre collaborazioni, qui ecco, mandiamo tutti i nostri studenti di continuo, c'è molto da viaggiare con noi, ok, anche durante la tesi, direi. Questo è una foto parziale del nostro gruppo, c'è anche qui il professor Carbone che sta scattando la foto, è dall'altra parte, quindi non lo vedete. Qui c'è un po', avrete sicuramente sentito parlare di noi, però interessa a questo punto a voi, io so che interessa anche capire qual è il tasso di successo che ho
se sono bravo nella fisica e voglio lavorare nella ricerca. Ecco, qui abbiamo raccolto un po' la nostra piccola Hall of Fame, diciamo, con quelli che lavorano nell'Agenzia Spaziale Italiana, nell'Osservatorio a Parigi, in California, o ai vari gruppi di CNR, o chi è diventato professore, e beh, magari voi sarà uno di voi. C'è anche chi è stato, ha fatto qui, per esempio, l'Erasmus come Matina, che adesso lavora alla John Hopkins e c'è un laboratorio tutto suo con una bella distribuzione di studenti in cui lavorare. Ecco, questi siamo noi. Se avete domande potete contattarci, potete contattare anche me e diciamo, sui vari settori, quello che vi interessa di più. Qui c'è sempre un piccolo link della presentazione del gruppo dettagliata con quello che fa ognuno di noi, dettaglio molto più dettagliata di questo, oppure potete prendere una foto adesso di questa cosa. Io mi fermo qui e aspetto, accolgo le domande. Domande? Domanda. Sì. È necessario tutto il background del corso di laurea che stiamo seguendo? No. Perché ho visto che si parla di alimentazione, sì. Però volevo chiedere se c'era proprio un corso che riprendesse le... Questa è un'ottima domanda, è molto richiesta dagli studenti, ma in questi anni continuiamo via tesi. Ecco. E infatti ci sono due dottorandi che lavorano con me adesso, uno è stato a Francoforte, domani tirato fuori la numerica dell'immagine, l'altra immagine del secolo, no? C'è la possibilità, ma è un tu per tu, con un docente e il gruppo che lavora col docente. Ancora non c'è spazio purtroppo per aprire altri corsi di relatività avanzata. Ecco. È un percorso che si fa nella tesi magistrale, ripartendo esattamente da dove ci fermiamo. La difficoltà è quella, un poco più in là. Bene, grazie. Allora, grazie. Come si lascia da qui? Non ho condivisione. Il punto però è che non abbiamo ancora le batterie del... No, è andato a cercarle altrove. Abbiamo ancora il problema delle batterie, Vincenzo. Il microfono. Non lo so, se tu Francesco è andato in giro a cercarle. Se guarda, tu hai ancora pazienza, abbiamo la presentazione di Marco. Ecco, sta tornando. Non farei arrodito per voler. Forse ce l'abbiamo le batterie. Sono vecchie. Perché sopra non c'è nessuno, queste qui sono un po' scariche, hanno zero tacche, quindi... Vabbè dai, provo un attimo ad urlare, poi se no... Sono andato. Tranquillo. E c'è la professione di Rabidella. Tra l'altro secondo me manco ci vanno questi. E sono... Ma non lo sa, vediamo se sono... Sono vecchie, no? Non sto accendendo. Non va. No, allora sono le migliori che ho sono queste qui in tasca, che però sono semi scariche. Queste qui non sono niente. Ma sei grotto? No, se non crediamo lo dura. Pile. Pile queste qua. Doppia. Allora, con questo si accende, sì, però c'è mezza tacca. Mi diamo 5 minuti di pausa quando prendere le batterie. Vabbè, sì, allora facciamo intanto Vincenzo comincia perché... Sì, ma così dura 30 secondi. Ah, dura 30 secondi. Sì. Io intanto vado a vedere. Sì, se c'è delle batterie. Allora Vincenzo, proviamo per non interrompere la continuità. Sì, credo che posso iniziare. Come volete, abbiamo il microfono che funziona, però l'autonomia è molto limitata. L'uscita dovrebbe... Guarda, provo a fare quello che si può, dai, non è un problema. Da dove esce l'audio da questo computer? Se poi c'è qualcuno viene qui a parlare, cioè non,
Dovrebbe essere di qui, no? È qua. È di qua? Prova. Prova a dire qualcosa, non c'è? Sì, va bene. Eccomi. No, ecco. No, sì, si sente un po' più di prima, però non in particolare. Ma lo facciamo, dobbiamo sollevare un po' e dare sfogo. Vabbè, dai. Facciamo uscire un po'. C'è un audio che tu puoi collegare. Un qua. Sì, qua. Non c'è un cavo audio che colleghi. No. Mi scuso per questa cosa, guardate. Vorrei veramente dare troppo disturbo, insomma. Comunque stiamo registrando tutto, quindi quello che non sentite qui ve lo potete tranquillamente. Beh, aspettiamo Marco che magari può farlo dire, se poi non arriva. Perché sopra non c'è nessuno, non c'è il audio, in uscita audio sarebbe lì. C'è anche vedo che c'è un input audio, quindi dovrebbe andare. Sì, ovviamente se non trovo il microfono. In realtà, no, l'alternativa. Come alternativa potremmo cercare il Bluetooth. No, ma vedi che questo qui è Bluetooth. Ma se c'è un PC. Se trovi sul PC l'amplificatore, ti puoi connettere direttamente all'amplificatore usando il Bluetooth. Vediamo. No, devi cercare i dispositivi Bluetooth. Lo so, però. È qui, è qui. Dispositivi, okay. Bluetooth e altri dispositivi. Aggiungi dispositivo Bluetooth, scegli un dispositivo. Eh no, così lo cerca. Dispositivo sconosciuto. Ma smart band. Come si chiama? È arrivato, Marco. Applica. 160. Però poi passa la soluzione migliore. Guarda, prova smart. Io provo il smart board. Intanto mettiamo. No, è un telefono, credo. Mi smart band 6. JBL. 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 Sono non usate, ma vecchio. Connesso per musica. Va bene. Quante te ne servono? Due. Ma vedi se si è connessa, perché secondo me si è connessa col Bluetooth all'amplificatore. Sì, sono connessa col Bluetooth all'amplificatore. Adesso digli che usi come microfono quello di. Aspetta, oh, si sente. Prova a parlare. Sì, che si sente, parla. Vincenzo, parla. Sì, questo. Ok. Si sente? Marco, queste erano le tue? Tu non me le dai. Ora parla a bassa voce. Si sente fin troppo. Sì. Ah, va bene, ok, perfetto. Va bene, la gola pure. La parola al professor Carbone. Sì, un attimo, due slide sul corso di fisica dei sistemi. La fisica dei sistemi è la fisica della si sente un caos qui. Ma noi sentiamo bene. Continuo? Sì, ok, sì. Perfetto, va bene. Quindi la fisica dei sistemi complessi è la fisica contemporanea. Parisi quest'anno ha avuto il Nobel per i contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi e quindi l'Italia è praticamente all'avanguardia. In questo, il corso di fisica dei sistemi complessi che anticamente era, come dire, era per tutti, ora invece è messo a scelta, piccola cosa, nell'anno in cui Parisi vince il Nobel.
Allora, questo avviene dagli anni 70, Parisi e gli altri cominciano a lavorare. Un sistema complesso è praticamente un sistema dinamico composto da diversi sottosistemi che interagiscono tra loro. Questa cosa è descrivibile analiticamente solo tramite modelli non lineari e quindi, come dire, l'approccio della complessità in qualche modo è opposto a quello azionista, ok, che invece scompone appunto il sistema globale. Dei sistemi complessi sono tre concetti: le non linearità, il sistema non lineare, i processi di auto-organizzazione, cioè l'interazione tra le varie parti del sistema provocano una organizzazione interna del sistema e questo produce un comportamento emergente, qualcosa che emerge a livello collettivo, ok? Provate a pensare alla ola negli stadi. Okay. Allora, la fisica della complessità è fortemente interdisciplinare, abbraccia ovviamente molti ambiti, tra cui la cosa importante è la possibilità di predicibilità all'interno del sistema. Ora, gli argomenti del corso sono quelli classici, c'è la descrizione della dinamica non lineare, la teoria del caos e della turbolenza, la non integrabilità dei sistemi hamiltoniani e poi si passa ai sistemi stocastici, ok? Parleremo del random walk, dei processi fusivi, della reversibilità microscopica e della irreversibilità e parleremo anche di caso nei sistemi quantistici. Il corso prevede anche alcune ore di laboratorio in cui uno va a fare degli esperimenti essenzialmente di caos, di dinamica non lineare per approcciare la transizione al caos in un sistema reale. Okay? Questo è il corso. Se posso parlo brevemente proprio del curriculum. Il curriculum fisica dell'atmosfera, meteorologia e climatologia si tratta prevede lo studio di tre pillar di tre argomenti che sono la meteorologia dell'atmosfera, cioè lo studio dei fenomeni fisici che riguardano la dinamica dell'atmosfera, che è descritta come un fluido complesso, stratificato, che ruota, eccetera. Poi la meteorologia spaziale, cioè lo studio dei fenomeni fisici che riguardano la dinamica del sistema complesso Sole-Terra e di tutte le perturbazioni che rischiano di impattare sulla Terra, i brillamenti solari, le coronal mass ejection, i flussi di particelle accelerate, eccetera, e parleremo dell'influenza sull'alta atmosfera solare e poi la climatologia, cioè a scale più lunghe l'attività solare fa cambiare il clima. Okay. E quindi parleremo dei cambiamenti climatici in atto, come si possono descrivere, eccetera. Allora, questa è l'atmosfera, è altezza qualche centinaio di chilometri, fortemente stratificata sulla base della temperatura e della densità, questo è il profilo in altezza della temperatura, questa è la parte più complicata, cioè la stratificazione. Quando ci si allontana dalla superficie si passa da un fluido neutro ad un fluido completamente ionizzato nella ionosfera, cioè un plasma. Okay?
oltre c'è la magnetosfera, che è la regione dello spazio interplanetario più vicina alla Terra. Questa è strutturata dalla presenza del campo magnetico terrestre e dall'interazione di questo con il vento solare, cioè il plasma che arriva dal Sole, e crea il campo magnetico che arriva dal Sole, il campo magnetico della Terra crea questa bolla attorno alla Terra, ok? I processi che avvengono nella regione che circonda la Terra sono innescati da molti fenomeni fisici che avvengono nella regione solare, per cui il sistema Sole, le Terra è un sistema complesso unico, non possiamo scindere una parte dall'altra. La parte che studieremo di meteorologia dell'atmosfera è quella classica, la dinamica dell'atmosfera a livello della troposfera, cioè la bassa. Questa dinamica è causata dalla differente insolazione nelle varie regioni. Esiste un servizio meteo molto consolidato, la fisica di questo oggetto è abbastanza nota, ci sono delle simulazioni numeriche ben fatte, eccetera. Questa è una parte, come dire, molto ben nota, mentre la parte sulla meteorologia spaziale non è nota. Non è nota perché la fisica è molto più complicata nell'ambito della creazione di un servizio nazionale di meteorologia spaziale il Ministero ha dato mandato all'INAF di costruire un coordinamento nazionale di poli uno dei quali sarà posizionato qui da noi, okay? In connessione con il servizio dell'aeronautica militare. Allora, la climatologia invece è lo studio del sistema Sole Terra su lunghe scale temporali per la previsione dei cambiamenti climatici, ok? E questo è fatto sulla base di effetti solari che influenzano l'irradianza e il flusso di raggi cosmici su tempi molto lunghi. Su tempi brevi c'è una componente, scusate, su tempi più brevi c'è una componente antropica che è vista nel grafico del bastone da Hockey, la temperatura media come cambia, okay? Nell'ultimissimo periodo, indice appunto dei cambiamenti climatici. Allora, molto brevemente, il World Meteorological Organization ha stabilito dei contenuti disciplinari per acquisire la qualifica di meteorologist, okay? Che sono questi? Sono la meteorologia fisica, cioè le applicazioni, la composizione dell'atmosfera, la termodinamica delle nubi, la meteorologia della parte immediatamente attaccata alla Terra, il remote sensing, cioè come si guardano queste cose dallo spazio, poi della meteorologia dinamica, la dinamica dell'atmosfera, la predizione del tempo numerico, la circolazione globale dell'atmosfera sulla Terra e il clima, ok? Il clima, quindi la variabilità climatica, e poi la meteorologia sinottica delle mesoscale, cioè la meteorologia che si fa a scale più grandi. Tutti questi contenuti sono stati messi nei corsi che avete appunto a disposizione. Ok, questa cosa serve per il conseguimento dell'attestato di conformità da parte di aeronautica militare. Aeronautica militare dà la possibilità di questo
è stato, visto che ancora l'Italia non si è attrezzata per la qualifica proprio di meteorologisti. Comunque il corso offre in qualche modo le basi per avere tutte queste informazioni. Bene, ok, io credo di aver finito. Il microfono, però. Sì. Se c'è qualche dimmi, nel corso allora chiedono se nel corso di fisica di sistemi complessi si fa lo studio di equazioni non lineari. Sistemi non lineari. Dei sistemi non lineari. Si studiano sistemi non lineari in questo sì. corso? La risoluzione sì, di certo, sistemi... sì, è ovvio, sì. La risoluzione di questi sistemi qual è? Allora, computazionale. Dal punto di vista computazionale. La risoluzione del sistema dal punto di vista computazionale. Si fa dal punto di vista computazionale. In realtà nel corso... si studia la tematica che dà origine alla dinamica non lineare, si cerca di capire come si comporta il sistema non lineare. Dopo che la soluzione reale ovviamente è numerica, non ci sono dei metodi analitici. E però, come ha detto Galileo, la natura è scritta in termini matematici, e però l'ha scritta in termini di matematica non lineare, e quindi ci dobbiamo attrezzare per fare questo, se vogliamo capire qualcosa. Ci sono altre domande? Quindi questo corso serve per... il corso serve per che tipo di curriculum? Cioè più orientato verso fisica dei sistemi complessi o un corso comune? Sì. Sì, quello è un corso comune a più curriculum medio, curriculum astrofisico, il curriculum della cosa. Curriculum della in realtà potrete metterlo a scelta in qualunque, perché ogni curriculum ha due corsi a scelta, se non sì, sono diciamo le altre opzioni. Laddove però può essere messo un finito. Non ci sono altre domande, bene, faccio grazie. Io da portavoce. Venire a parlare, a discutere, anche solo per così per capire un attimo cos'è questa roba. Bene, grazie mille, ciao. Grazie, ciao. Allora, dobbiamo condividere lo schermo. Ragazzi, è questo qui, no? Non lo so. Sì, sì, quello là. FNS. Aspetta che disattivo un secondo. Che l'ho scritto in italiano, in realtà non l'ho scritto in inglese. No. Allora, bisogna stare qui, giusto? Sì. Perché gli altri possano sentire. Andiamo. Qui. Ok. Oh, sono poche slide, veramente il minimo. Ho fatto, dolce secondo. Ho fatto proprio un interessantissimo e affascinante di fisica nucleare e subnucleare. La parola al professor Schioppa. Grazie. Prego. Ho veramente lavorato pochissimo per questa presentazione. Vabbè, a parte il titolo, insomma,
Allora, io ho preso le informazioni dal manifesto degli studi. Allora, io qua è scritto talmente piccolo che... Allora, cosa si prefigge questo corso? Cos'è la fisica nucleare e subnucleare? Una volta era, nei miei tempi, era un insegnamento obbligatorio per tutti, al terzo anno, di studiare il nucleo, perché era considerata una parte fondamentale, come avete potuto anche vedere dalla presentazione di astrofisica. Se voi non conoscete il nucleo, le stelle, non sapete come funzionano. Oggi la cosa ha cambiato un pochettino direzione. Abbiamo, diciamo, molte più richieste dal mondo che ci circonda, per cui la fisica nucleare e subnucleare è scelta solo da alcuni. Nella triennale, come voi avete avuto modo di vedere, si incontra il nucleo solo in un corso a scelta. Va bene. Ora, che questo sia la strada da percorrere, questo non è a noi decidere. Qual è diciamo, la direzione di questo corso? Oggi sembrerebbe che la fisica nucleare e subnucleare sia legata sostanzialmente all'industria elettrica, che del resto in Italia, come ben sapete, in uno sfortunato referendum, uno dei pochi che ottenne un quorum straordinario, quello abrogativo dell'energia nucleare, che costò uno sforzo da parte della società civile enorme, va bene? Spinto dalla lungimiranza di un economista politico che fece purtroppo una bruttissima fine, venne ucciso dalla mafia, come ben sapete le cose buone non resistono a lungo in questo paese. Si chiamava Enrico Mattei, va bene, lui aveva le idee veramente chiare, aveva capito che bisognava mettersi in una strada in cui bisognava pensare ad una indipendenza energetica, e oggi lo vedete chiaramente, no? C'è uno che fa le bizze e tu rimani senza grano, senza olio, senza gas, in pratica senza niente. Allora, dicevo, sembrerebbe legato solo a questo tema, in realtà no, non è solo questo il tema, a parte che un filone di ricerca molto interessante, il più grande laboratorio al mondo, è un laboratorio di fisica nucleare e subnucleare, si trova a Ginevra, dove noi, diciamo, come dipartimento, come università, abbiamo una convenzione. A parte questo, ci sono tantissime domande, voi sapete, no, che dell'universo conosciamo soltanto il 4-5%, per il resto, e lo conosciamo così, non è che lo conosciamo bene. Il resto è tutto ancora da scoprire, e quindi in quella direzione, sapete, quando c'è il 94-95-96% di cose da scoprire, la cosa diventa molto allettante. C'è anche tutta una parte che invece riguarda la home security, che riguarda la tutela del territorio, che riguarda anche la salute, va bene, con quelle che sono terapie utilizzando radiazioni ionizzanti, eccetera. Ecco, stiamo parlando di settori emergenti. Settori in cui solo alcuni paesi sono abbastanza avanti, ma poi non credete che siano tantissimo avanti, mentre invece noi, insomma, siamo abbastanza indietro, anche se abbiamo delle cose di grandissima eccellenza che ci invidiano tutti, ci copiano tutti, per cui, insomma, c'è molto ancora da fare. Giusto per rimanere nel tema, che cosa serve poi questa,
questo curriculum, a parte la scelta che uno potrebbe fare perché gli piace la fisica nucleare e sul nucleare. C'è un formalismo, diciamo, il precedente signore che avete visto, premio Nobel, è un fisico delle alte energie, insomma, che si è poi un po' specializzato, come del resto, non so, Richard Feynman, vogliamo parlare di lui, insomma, nanotubi, cose di questo tipo, cioè, gente talmente intelligente, capace di avere un approccio molto molto versatile, molto elastico, quindi capacità di affrontare qualunque tipo di problema. A proposito di Richard Feynman, mi piace ricordare un aneddoto che forse molti conoscono. Vi ricordo, forse voi non lo ricordate, ma qualche tempo fa, mi sembra che fu il Columbia, che esplose in volo. Allora chiamarono tanti esperti, tra questi esperti ci misero pure Richard Feynman. Erano generali, matematici, ingegneri, super specializzati, non capirono niente di niente. L'unico a capire fu questo fisico teorico, Porello. A lui piaceva battere sulle membrane per ottenere dei suoni, si divertiva in questa maniera. Era un personaggio veramente incredibile. Vabbè, detto questo, entriamo un po' su questo elenco. Allora, i corsi sono volti a darvi una formazione di base istituzionale tale per cui voi riuscirete a... Voi vedete bene, io non riesco a leggere niente. Avete un'informazione di base di tutto quello che c'è da sapere, quello che sono le teorie, le ultime teorie, va bene? Allora, il mondo delle particelle, a differenza dei sistemi macroscopici, obbediscono a delle leggi elementari. Infatti noi chiamiamo questo fisica delle particelle elementari e delle interazioni fondamentali. Va bene, con questo diciamo noi riusciamo a trovare un po' di semplicità, anche se diciamo molti di questi argomenti sono di una complessità veramente enorme. Complessità che diventa ancora più complessa man mano che uno riesce a misurare meglio le cose. Intanto che tu guardi un oggetto da lontano non riesci a capire se ha gli occhi celesti, se è biondo, scuro, ma man mano che ti avvicini tu riesci ad evidenziare sempre più particolari. Va bene? Oggi con questo siamo arrivati al punto in cui possiamo, se il professor Papa me lo consente, dire che c'è qualcos'altro oltre il modello standard delle interazioni fondamentali delle particelle elementari. Va bene, ecco, questo, diciamo, forse non riusciremo ad arrivare a questo dettaglio, ma ci sono anche i corsi di dottorato, master, scuole di specializzazione, ma mi preme dire che voi avrete una preparazione da un punto di vista di base che è uguale a quella che trovate da Trieste a Catania, insomma, d'accordo? Ci sono corsi teorici, ci sono corsi di fenomenologia, dove si cerca appunto di trovare si delinea, no, proprio tutto il processo che c'è stato per raggiungere una certa conoscenza, e poi c'è un corso di laboratorio che è all'interno del curriculum e un altro che invece è a scelta, che si può vedere nell'altra schermata, si chiama Nuclear and Particle Physics Laboratory 2, il primo si chiama 1, va bene, e qui voi venite proprio a lavorare, in sostanza sarete schiavizzati per fare delle cose che sono tipiche del nostro mestiere. Allora, per me è abbastanza semplice fare questo laboratorio, sono io che faccio questo, il primo,
Io ho semplicemente copiato quello che si fa negli altri laboratori, nelle altre nazioni. Cioè si prende la persona, la si mette lì, fai questo, va bene? Senza grosse teorie o cose del genere. Questo atteggiamento ti porta innanzitutto a diventare padrone di quella misura che stai facendo e al contempo ti fai la domanda del perché la stai facendo, anziché cominciare con tutte quelle teorie che da una orecchia entra e dall'altra esce e in cui poi alla fine uno gli rimane poco. Quindi il metodo è quello inverso, faccio e capisco, in sostanza. Del resto hanno fatto così i nostri predecessori e continuiamo a fare così anche noi. E avrete a disposizione un laboratorio di ricerca per fare questo, con della strumentazione che è di tipo professionale, anche se diciamo, è un tipo diciamo, legato all'educational, va bene? Ma è estremamente avanzato. Okay. Allora, io non ho molto altro da dirvi, vabbè, queste sono cose che ho copiato semplicemente, non ho fatto un grandissimo sforzo, ma vorrei accennare a questi, su web ce ne stanno tanti, però oggi navigare su web è diventato molto faticoso, io lo trovo faticosissimo. Allora, anche per esempio per trovare questo secondo, va bene? Io ho dovuto faticare, non vi dico quanto. Il secondo seminario, che ce ne sarà uno dopodomani, è una serie di 4 seminari che organizziamo anche noi come dipartimento, è sulle onde gravitazionali, se siete interessati. C'è stato un intervento di Sandra Savaglio sui buchi neri, ma quello che io invece vi consiglio di sentire è il primo di Michelangelo Mangano sulla fisica delle particelle e il terzo sull'adroterapia, che è uno dei centri di eccellenza veramente più importanti d'Europa, è il CNAO di Pavia. Gli altri sono abbastanza, il primo è molto divertente, diciamo, è come eravamo negli anni 50, ma per farvi capire che negli anni 50 noi eravamo diciamo, abbastanza avanti, va bene? Poi taglia di qua, taglia di là, quando si taglia ovviamente si fanno sempre danni. Negli anni 50 noi eravamo bravi, ma negli anni 30 e 40 ne avevamo ancora di più, e questo è il terzo seminario. È una cosa un po' concettuale il terzo, è un percorso storico, va bene? È la lotta tra il mondo dei fisici dei raggi cosmici e il mondo dei fisici degli acceleratori. C'è stato un momento in cui questi due gruppi si fronteggiavano ed avevano la stessa forza. Oggi ovviamente gli acceleratori ce ne sono a bizzeffe in tutto il mondo, sono utilizzati per tantissime applicazioni, soprattutto nelle applicazioni mediche. Sapete, per sterilizzare una siringa si usano gli acceleratori ad elettroni, si usa nessun altro sistema, è quello più efficace e anche quello meno costoso, per dire. Si conta 1 milione di acceleratori in tutto il mondo in questo momento, 1 milione, quando noi a malapena conosciamo l'LHC di quelli che funzionano. E poi ho sentito anche parlare di Star, ma parliamo di cose che funzionano, cose che effettivamente danno risultati. Va bene, io ho finito qui. Domande? Sì, forse dal punto di vista applicativo, cioè, penso, quella l'area aggiustare in fisica non è strutturale, che lavoro si potrebbe andare a fare, oltre che lavorare in un'area. Allora, ci sono
molti settori in cui uno potrebbe lavorare. Per esempio, vabbè, sai, oggi anche con una laurea in ingegneria civile è difficile, okay? Forse in medicina, a causa della pandemia, ci sono molte vacanze. Allora, a parte il settore della ricerca, si può trovare benissimo lavoro nell'industria. Dipende anche un po' da come uno si programma il curriculum, il piano di studi in pratica. Abbiamo diversi nostri studenti che oggi lavorano alla NTT Data, qui a Cosenza, a Milano, insomma, in vari posti, ed è una ditta che fa software, ma i fisici delle alte energie hanno sempre trovato buona applicazione nell'industria, sia nell'industria elettronica, se hanno un bagaglio culturale che gli consente di andare a lavorare nell'industria elettronica, anche in quella del software. Ci sono delle professionalità che si dovranno sviluppare, prima o poi dovrà succedere. Cioè, non è possibile che noi nell'87 decidiamo di dismettere le centrali nucleari e stanno ancora lì. Qualcuno le dovrà pur dismettere queste centrali, ormai sono diventate, diciamo, talmente vecchie, oppure rimetterle in auge, no? Riportarle su, non è pensabile. Oggi si parla tanto di denuclearizzazione, ma per fare questo ci vogliono competenze, ci vogliono fisici che si occupano di queste cose. Certo, noi non... non abbiamo nel nostro curriculum il decommissioning delle centrali nucleari, però diciamo le conoscenze che abbiamo, considerate che comunque come fisici voi avete un bagaglio importante che riguarda le osservazioni, come si fa una misura sostanzialmente, che non è che hanno in tanti, adesso che sia nucleare, astrofisico, che volete, teorico, sperimentale, comunque la vostra preparazione è abbastanza avanzata da questo punto di vista. Essendo che si lavora con la sinergia, avremo applicazioni anche nel mondo dei motori. No? Dei motori? Sì, perché la passione è bisogna lavorare sui sommergibili. No, in Formula 1. Se non lo so, probabile. Non ne sono a conoscenza, sai, lì ci vogliono materiali nuovi, quindi sarebbe utilizzato come nostro ministero magari fisica dei materiali per questo. No. Ho avuto uno studente che ha fatto questo percorso, però adesso sinceramente non so, lui è andato a Modena, poi come è andato a finire non lo so, ho perso le sue tracce. Questo settore converge tante competenze, non è che solo nel materiale, ci sono tutta l'elettronica, no, veloce, l'irrigione. L'aerodinamica. Sì, per esempio c'è la fluidodinamica, l'aerodinamica, non è che ci sono competenze trasversali, ma di modellizzare. No? Soprattutto materiali. Materiali innovativi. Allora, recentemente su Mercurio è apparsa una notizia abbastanza simpatica. Allora, l'acceleratore del CERN, l'LHC, è un acceleratore che lavora a temperature dell'elio superfluido. Superfluido. Quindi siamo intorno ai 2 Kelvin, o sotto i 2 Kelvin, se non mi ricordo. Voglio fare una brutta figura. Allora, quando si fanno le transizioni da, diciamo, da caldo a freddo, c'è bisogno di switch molto particolari. In questa università un gruppo di meccanici ha tirato fuori un materiale a memoria di forma che non sapevano che cosa farci, probabilmente avevano iniziato per un'industria, no? Insomma, poi alla fine è rimasto così, uno dei tanti
progetti che sta nei nostri cassetti, siamo pieni di progetti, no? Buttati lì, che uno ha iniziato, non sa che faccia. Per purissimo caso, uno studente di quel laboratorio fa la domanda al CERN e prende una borsa di dottorato. Va bene? Cioè, in realtà prende il dottorato qui e al CERN prende il finanziamento per quel dottorato e porta a conoscenza di quel gruppo di ingegneri di questo materiale. Oggi quel materiale è entrato come switch a bassissima temperatura per l'acceleratore LHC. Questa notizia andrà a finire su Mercurio, l'abbiamo vista la scorsa settimana, per dire. Ho sentito di molti fisici italiani che sono stati mandati dentro in Francia per... Sì, questo, vabbè, quello è un buco nero, in effetti. Le ultime notizie davano per il 35, poi Draghi, operazione, dobbiamo anticipare. Ogni volta che io sento parlare della fusione si parla di fra 10 anni, adesso hanno capito che forse non ne vale più la pena, dicono fra 20 anni, infatti, fra 35, e stanno 15 anni. È un progetto molto ambizioso, capisco, insomma. Ci sono anche tantissimi soldi, poi è un progetto internazionale con finanziamenti che arrivano dal Ministero degli Esteri, quindi... Poi, diciamo, quando si parla di questi progetti c'è un modo di affrontare le cose in maniera molto rilassata, eh? Molto, molto rilassata. I fisici dell'alta energia guardano pure a modelli a curva dura, per esempio, quello fatto nel 1970, il primo modello a curva dura. Fisici nucleari, più che altro. Più nucleari? Sì, 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 alte energie si occupano appunto di cose che vanno oltre quelle che sono le transizioni nucleari, quindi oltre i MEV, insomma. Tu la curvatura intendi quello imbottigliamento magnetico? Sì, quello che... Il tokamak. Tokamak. Diciamo modelli, ne abbiamo diversi in Italia che studiano, ma sono appunto sistemi di sviluppo. E lì devi creare un plasma ad altissima temperatura e non deve toccare nulla, quindi deve essere imbottigliato, come si dice, in un campo magnetico. L'Italia ha fatto per... questo progetto europeo per la fusione nucleare ha fatto il grilletto, così lo hanno chiamato. Cioè, perché per fare partire tutto questo ci vuole un qualcosa di tipo appunto un attivatore che potrebbe essere in una reazione chimica. È un oggetto che lavora non so quanti milioni di volte, una cosa... Ma è enorme, un oggetto enorme. Guardateli questi seminari, sono qua. Sono abbastanza simpatici. L'ultimo è un po' lungo, per dire. Avete domande? Io ho una domanda. Volevo sapere se nella costruzione di questo indirizzo di laurea si è cercato di bilanciare l'aspetto, diciamo, teorico e sperimentale, oppure si è preferito per i comuni due. Nel senso, come è molto complicato. Alessandro, che possiamo dire più o meno bilanciato, sì. Poi con il segno di intercetta, no, il singolo interessato lo orienta più in un verso o nell'altro, ma nell'impianto di base è abbastanza bilanciato. I corsi teorici sono fatti quanti meccanici che comune teoria dei campi, teoria dei campi e teoria dei campi, però sono dei segni di intercetta che possono arricchire la formazione teorica. Per esempio, l'insegnamento a scelta teorico che noi suggeriamo si trova nel curriculum di Zerna Reyes e dell'Italia Statistica.
un altro funzionamento teorico potrebbe essere o la stessa tipica di un complesso, oppure un funzionamento sui metodi numerici di numeri avanzati. In questo modo c'è un profilo in cui la parte teorica diventa preponderante, pur essendo partito dal polimone di manipolare e sfruttare. No? Questo è un po' per spiegare la questione di geografia dell'utilizzazione tra l'altro primo, no? E lo stesso può fare che abbia un'inclinazione più fortemente sperimentale. I corsi sperimentali del turismo sono il laboratorio 1, in cui sono, okay, poi ci sono quelli più nemmeno logici, superiore 1, A e B. 1 e 2. Poi uno con 2 aspetti di nuovo può rafforzare la componente sperimentale con... volendo dire che le cose teoriche fisiche, qui ci sono quelle che hanno fisse 0,2 come settore, no? Dove c'è fisse 0,2 vuol dire che è teorico. Dove c'è chi 0,1 vuol dire che in Italia più sperimentale o che non ha logica. Se vedi c'è un buon bilanciamento, ma chi 0,2 sono 3, chi 0,1 sono 4, no, non c'è un grande sbilanciamento da parte dell'altro. Con questo è certo uno fa la, diciamo, da l'orientazione in generale. E poi c'è la tesi che ovviamente fa tutto più questo. Comunque, una cosa che vale per tutti, eh? Se avete delle curiosità, venite anche a visitare i laboratori. Sì, lì sì. Marco, che iniziamo, perché sono andato a Riccardo a chiedere di fare questa cosa. In realtà si organizzerà una visita in cui si chiederà a ciascuno dei gruppi di dare un pomeriggio in cui si è disponibile a ricevere gli studenti che possono andare a fare domande, sia sulla attività di ricerca sia su. Quindi poi c'era un calendario di disponibilità in cui, diciamo, non faremo una giornata dedicata, d'accordo? Ma ogni gruppo dà la disponibilità di un certo intervallo temporale, e in quell'intervallo gli studenti potranno andare a fare domande, cioè andranno nel gruppo o nel laboratorio a fare domande. Questo ci è sembrato meglio che non fare una carrellata di, no, di una giornata dedicata, per cui per chi è interessato da un lato, ovviamente qui diciamo l'invito è di lasciarsi prendere la curiosità, cioè non decidere a priori cosa mi interessa, ma esplorare anche un po' intorno, no? Come, cioè non come si dice ormai nel linguaggio del machine learning, non scegliete soltanto quello, le cose a probabilità elevata, va bene, scegliete anche quelle ogni tanto mettete anche a caso, cioè aumentate l'exploration a discapito dell'exploitation, cioè non sfruttate le cose che già pensate. Cercate invece di esplorare la parte d'altro. E quindi, diciamo, gli intervalli di tempo in cui il gruppo saranno quelli che saranno non solo apposti, per cui potete andare anche a visitare molto volentieri. Questa è l'idea, quindi, diciamo, se ho chiesto questa cosa, posso organizzare più o meno in questo modo, sarà fatto adesso tra la fine maggio e inizio. Si chiederà poi a ciascuno di andare, e sarà Antonella Greco a gestire il calendario, diciamo, queste cose. In ogni caso le porte dei laboratori sono sempre aperte, se avete, se avete qualche dubbio dopo aver seguito, diciamo, questa visita guidata, sì sì, guidata da noi, guidata nel senso che apriamo le porte, entrate, fate quello che volete. Però ecco, se poi volete approfondire potete sempre venirci a trovare. Ok? I laboratori sono sempre aperti. Va bene, se avete altre curiosità, altre cose ovviamente potete sempre chiedere, che avete adesso potete farlo, se no. Per quanto riguarda il livello di inglese, dove c'è stato registrato? Allora, no, il livello di inglese è infatti è richiesto nella magistrale e quello che uscita dall'esame di inglese della terminale. Va bene. Formalmente no, il pezzo del corso del QA mi dovrebbe portare a B1 a B1, no? E la parte, diciamo, di inglese specifica per il corso di dovrebbe portare a B2. Questo almeno dovrebbe essere fatto nell'intenzione. Poi ovviamente non sono in grado di. Vabbè, i vostri docenti sono italiani, per cui parlano... No, sì, questo è vero, però, diciamo, però l'accesso, diciamo, si chiede in Google, che è lo stesso per dover stare... Questo, in realtà, è un obbligo ministeriale ormai, quindi questa cosa del livello di due è diventata lo standard di tutte le aree magistrali. Tecnicamente è anche un obbligo vostro, perché non userete più testi in italiano, sì, perché possiamo essere...
specialistici sono quasi sempre testi in inglese o articoli o... Cioè, l'inglese lo dovete masticare, proprio in modo... Sì, poi, come diceva Marco, i docenti sono italiani, quindi è chiaro che al ricevimento non è che dovete per forza parlare in inglese, o se dovete richiedere spiegazione specifica su qualcosa. No, poi, volevo semplicemente... Non è quello del... Volevo semplicemente dire che, a parte quelli che hanno... diciamo il doppio passaporto americano e italiano, che non ne conosco qui, ma gli italiani traducono quello che è il pensare in italiano, in inglese, quindi diciamo per chi riceve. Un'altra cosa è, non so, un americano parla con tutta un'altra struttura. Io almeno spagnoli, francesi, tedeschi, indiani, anche gli indiani riesco a capire. Ma americani e inglesi, per me, gli inglesi già un po' meno, americani, canadesi, australiani, neozelandesi. Sei mai tirato un mese di mal di testa, li capivo. Per il primo mese comunque, vabbè, adesso voglio dire, come risorse online, va bene, se avete altre domande, prima c'è stata una domanda sui tesi CFU. Di fatto la logica dei tesi CFU è iniziare la tesi nel primo semestre del secondo anno, quindi c'è già iniziare da là, cioè i tesi CFU sono un semestre e un mezzettino. Quindi il secondo semestre del secondo anno ha un corso in meno, a meno che non decidiate di fare entrambi questa scelta lì, però ovviamente è anche possibile. Però, no, seguendo la strutturazione, abbiamo dato il secondo semestre, il primo semestre del secondo anno ha un corso in meno, quindi invece che essere 5 insegnamenti da 16 più sono 4, i restanti 16 più sono l'inizio della tesi, per cui non può iniziare con materiale di base, per dire, il secondo centro che scende. E questo è pensato perché così, diciamo, uno può iniziare a farsi la preparazione, uno che voglia seguire i tempi stretti del corso di studi, può iniziare ad avere la preparazione di base in quel semestre, se poi decide di usare il secondo semestre per fare lo stage, la tesi, la parliamo da parte. Quindi questo è. Avvicinati qua. È pensato in questo senso. Vabbè, no, era giusto per rispondere a quella domanda che era stata fatta, perché 36? D'accordo, 36 è un semestre in questa idea, d'accordo? Come. Questa è la razza di questa scelta. Poi è chiaro che questo pezzettino, questo è una parte. Se c'è più sono l'equivalente del tirocinio della triennale, no? Quindi quei 6 c'è più servono per avere per l'impostazione di base per poi poter continuare la tesi. Se c'è qualcos'altro che volete chiedere, non lo vedo di interesse, non ho detto ora facciamo che sono. Allora. Salutate, no? Però in qualunque momento ovviamente la chiave è rosa, no? Eh? Rosa del computer. Ah, rosa. No. Pensavo detto. No, saluta Rosa, devi salutare che sempre c'è gente. Da casa ci sono domande? I superstiti. Io avrei una domanda. Sì, prego. Siccome sì, da casa non c'è capito. Ok, grazie. Sì. Siccome da casa non c'è capito bene quello che è stato detto al professore Plastina. Sì. Adesso il professore Plastina lo faccio avvicinare sì. Alla. Sì, prego. Continua. Il livello di inglese da avere obbligatoriamente per entrare nella magistrale di physics, qual è? Non ti ho capito. Scusami, ripeti la domanda che non ho sentito. Il livello di inglese da avere obbligatoriamente per poter okay. entrare alla magistrale. Allora, il livello di inglese, dicevo, formalmente è il B2, che di nuovo formalmente è il livello dell'esame di inglese che avete fatto al primo anno. Ok? Questo verrà testato all'inizio, in maniera diciamo, non particolarmente pesante. Semplicemente vi sarà fatto leggere qualcosa e tradurre, ok, grosso modo, in quel momento. Se questo passa, diciamo, ci accontentiamo di questo come livello dell'inglese, ok? Poi guardate, come si diceva prima, tutti i libri ormai sono in inglese, cioè già al terzo anno avrete cominciato a studiare su libri in inglese, forse anche prima. Alla magistrale diventa sempre più difficile trovare libri in italiano e appunto l'inglese vi dà la possibilità di trovare risorse in rete molto più semplicemente, quindi facilita lo studio, non lo rende più complicato, ecco, questo è quello che voglio dire. Peraltro
la fisica internazionale, tutte le cose vengono scritte in inglese ormai, quindi diciamo, poi voglio dire, sì, quello che comporta questo per voi è che poi gli esami nel principio sono in inglese, ok? Quindi questo è, però appunto il livello di inglese che dovreste avere dalla triennale è sufficiente per fare quello che è, per partecipare a questa magistrale, diciamo. Fino adesso non ci sono state grandi difficoltà, devo dire, con gli studenti, ok? Poi ovviamente, come dicevo prima, nei ricevimenti, nell'interazione con i docenti, voglio dire, si può anche usare l'italiano, non è questo, no? Per capire se uno ha qualche difficoltà. Ok. Va bene, la ringrazio. Prego. Se poi ci sono altre domande, dicevo, in qualunque momento potete tranquillamente venire a trovare me o il professor Papa o chiunque dei docenti che hanno parlato oggi della commissione didattica, così da avere informazioni sul corso di studio. Ok? Ah, poi ovviamente avete i tutor, quindi anche loro possono darvi una mano se volete, diciamo, capire qualcosa in più. Quindi voglio dire, se volete fare domande basta chiedere, poi qualcuno risponderà. Vai. No, le conoscenze di entrata si verificano diciamo con un colloquio fatto, il colloquio di ammissione, ok? Quindi fatta l'iscrizione alla magistrale c'è un colloquio di ammissione. Stiamo cercando di capire se è obbligatorio verificare l'inglese, questa è una cosa che ancora non abbiamo capito, probabilmente sì, cioè se per chi ha fatto l'esame da noi possiamo dare per scontato che l'esame, cioè che avendo fatto l'esame possiamo non verificare l'inglese nel colloquio di ammissione, però questa è una domanda che abbiamo fatto, aspettiamo risposta dall'amministrazione centrale per capire. Comunque in ogni caso si tratta di un colloquio, va bene, quindi partecipate a un colloquio in cui raccontate, no, mi viene chiesto qualcosa di fisica e qualcosa di... e di leggere un pezzo di inglese e tradurlo, vuol dire niente di particolarmente complicato. Ok? Ma appunto un colloquio di un quarto d'ora per so, cioè stiamo parlando di una cosa... avete fatto di peggio nella vostra vita. È una cosa di fisica così, a caso, viene estratta a sorte una domanda. Guarda che noi avevamo scritto orale, quindi sta andando bene, adesso sta andando bene. No, vengono chieste, diciamo, mi hanno fatto una... cioè, sulla fisica di base, ok, meccanica, elettrodinamica, meccanica quantistica. Non ci sono esempi di... Sì, nessuno è mai stato bocciato a questo colloquio. Se era questa la vostra preoccupazione, potete... Nella storia, diciamo, no. Forse è stato un esterno bocciato, ma perché veramente non aveva idea di cosa stesse parlando. Questo è stato escluso. Ma gli interni che non sono stati ammessi in Italia, che non hanno trovato il colloquio, non c'è nessun esempio. Sì, ma anche gli esterni credo che sia un caso, ma era veramente... L'anno scorso. L'anno scorso. Un esterno straniero che aveva dei problemi seri con la comunicazione, insomma, non aveva i titoli in maniera... Corretta. Vabbè, quindi diciamo... Diciamo che non mi dovete, il colloquio deve essere l'ultima delle vostre preoccupazioni. Se questo... Va bene, se non ci sono altre domande possiamo chiuderla qua. Vediamo prima la registrazione. Sì, vediamo se la possiamo chiudere da qui. A presto. Ciao, grazie. Arrivederci a tutti anche da casa. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Se ti va.